Bentornati amici, di nuovo qui in diretta dalla Vertical Forlì per la finalissima che assegnerà i titoli di campione italiano assoluto maschile e femminile di bouldering, una delle tre discipline dell'arrampicata sportiva. E adesso lasciamo subito la parola a Simone Raina per la presentazione degli atleti finalisti. E allora eccoci, buongiorno a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a questa finalissima del campionato italiano 2023. Siamo qui al Vertical di Forlì per andare a celebrare quello che sarà il campione italiano di disciplina, ma prima di iniziare, questa volta, io voglio prendere un po' di tempo, un po' di spazio per, come faccio sempre d'altronde, per ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, perché come molti di voi sanno o come alcuni intuiscono, ma forse come non è chiaro a tutti quanti, per realizzare una gara di questa tipologia c'è un impegno molto forte da parte della società sportiva, da parte della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e da parte di tutti i volontari, tutto lo staff e tutta la struttura che partecipano alla realizzazione di un evento come questo. In questo sentimento di gratitudine io voglio allora andare a chiamare uno per uno per nome e li voglio invitare qui sul palco affinché ci mettano la faccia per ricevere un applauso e un grazie da parte di tutte le persone che hanno lavorato per questo evento. E allora iniziamo dall'elaboratore dati, Elisabetta Melandri, giudice aggiunto Fabio Barile, altro giudice aggiunto Sara Dei Zotti, presidente di giuria il buon Francone Gianelli. Ma non solo i giudici, anche i tracciatori, e quindi Andrea Del Vecchio, Marco Giorgio, Matteino Mottotaio Maffei, Stiwi Dita d'Acciaio Scarpieri e anche tutti gli aiuto, e quindi Gianmarco Casadei Turroni Monti, Andrea De Angeli, Matteo Arnodo, e ovviamente non posso che chiamare, e voglio un applauso plateale per l'organizzatore e il direttore di gara, Marco Casadei Turroni Monti. Eccole le persone che hanno reso possibile tutto questo. Allora, un grazie forte che dovete tradurre in un applauso bellissimo per tutte queste persone senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie ragazzi. Abbiamo perso la mano alla camera. E allora ci siamo arrivati a quel momento lì, questo momento che corona un impegno, questo momento che corona un momento di una stagione molto importante. E allora io, in modo provocatorio, questa volta voglio farvi una domanda, voglio chiedervi qual è la differenza. Voglio chiedervi qual è la differenza tra tutte le persone che stanno a casa, voglio chiedervi qual è la differenza tra tutte le persone che parlano di qualcosa ma non lo realizzano. Voglio chiedervi qual è la differenza tra andare a dormire oppure continuare a allenarsi quando è tardi, tra continuare a dormire la mattina o svegliarsi presto per allenarsi una volta in più. Io dico sempre che la differenza è tra chi fa e chi non fa, perché alla fine è solo quello che conta. Ma quanto è facile dirla così? Quanto è facile dire che la differenza è tra chi fa e chi non fa? Io voglio che tutti voi vi fermiate a pensare in cosa si materializza questa differenza, in quanto possa essere grande il sacrificio di ogni piccolo gesto che differenziano gli atleti che ce la mettono tutta da quelli che si lasciano andare, che differenziano questi ragazzi, che io voglio che siano un esempio per tutti noi, me compreso, a non mollare mai e a credere in un sogno.
E allora, ladies and gentlemen, benvenuti al campionato italiano 2023, benvenuti al momento in cui andiamo a celebrare la differenza tra chi fa e chi non fa. E la risposta alla mia domanda, qual è la differenza? Io non ce l'ho, ma invito tutti quanti a guardarla nella bellezza degli atleti che stanno per uscire dall'isolamento. Welcome to Italian Champion 2023! E dai Cischi, alzamelo un po' sto volume che sono preso benissimo. Andiamo a vedere quindi quali sono le ragazze. Come sempre partiamo per cavalleria da loro. La prima pluricampionessa italiana giovanile, seconda al campionato italiano l'anno scorso e seconda in Coppa Italia nel 2022, nonché argento ai campionati europei giovanili. Ladies and gentlemen, il giaguaro dell'in e out, chiusa di Pesio, Irina Daziano. E andiamo quindi ai ragazzi. Questo è il Rainbow Rocket di questa gara, è quello che non ci aspettavamo ma ci ha stupito, pluricampione regionale, terzo ai campionati italiani giovanili. Ladies and gentlemen, per le anime verticali di Ascoli, Nicolò Sacripanti. Tornando alle ragazze, questa invece devo ammettere che un pochettino ce l'aspettavamo in questo palcoscenico. Pluricampionessa italiana di categoria giovanile, le ha vinte praticamente tutte. Prima vincitrice in Coppa Italia nel 2022, vincitrice anche di tappa nel 2021. Settima a Dallas ai campionati mondiali giovanile. Ladies and gentlemen, per l'arco climbing, Francesca Matuella. Torniamo quindi ai ragazzi, anche questo attesissimo perché è stato il vincitore delle ultime due tappe di Coppa Italia, decimo in Coppa del Mondo a Salt Lake City, l'uomo della purezza dell'istinto. Ladies and gentlemen, per l'arco climbing, Pietro Vidi. Andando sulle ragazze, un'altra che è stata pluricampionessa italiana giovanile, nonché finalmente vincitrice della sua prima tappa di Coppa Italia a Prato e seconda in Coppa Europa giovanile. Ladies and gentlemen, per il Rock di Brescia, Federica Papetti. Torniamo ai ragazzi. Campione italiano lead. Campione italiano boulder. Quinto agli europei di Monaco, uomo della nazionale per le stagioni a venire, nonché il campione italiano in carica da battere, ladies and gentlemen, per le fiamme oro, il piccolo lord Philippe Schenk. E andiamo a dare il welcome sul campo di gara a un'altra ragazza che amiamo tantissimo perché è tanti anni che la vediamo vincere praticamente qualsiasi cosa. Pluricampionessa italiana, plurivincitrice di Coppa Italia, settima in Coppa del Mondo a Salt Lake City. Ladies and gentlemen, per il centro sportivo dell'esercito, la leonessa Giorgia Tesio. E dal centro sportivo dell'esercito ci spostiamo sulle fiamme oro con un altro ragazzo che abbiamo chiamato il signore dei blocchi, il signore dei volumi, uno che ha già vinto più volte il campionato italiano, ha già vinto in Coppa Italia, ma soprattutto è stato uno degli olimpionici che ci ha rappresentato a Tokyo 2020-21. Ladies and gentlemen, Misha Piccolo-Ruaz. E siamo quindi di nuovo sulle ragazze, con una ragazza che degli europei ha fatto tutta la sua carriera, quindicesima a Monaco, terza a Cracovia nel 2021 e vice campionessa degli European Games nel 2022. Ladies and gentlemen, per la Sport Promotion, Giuliettina Quadrifoglio Medici. E andiamo quindi dai maschietti, da uno di quei ragazzi che conosco da una vita, che era piccolo e talentuosissimo ed è diventato enorme ed ancora più talentuoso. Vincitore già in Coppa Italia a livello di tappa, settimo ai campionati europei giovanili, nonché uno di quegli uomini che ha trasmesso il suo talento sulla roccia fino all'8C+ e al 9A. Ladies and gentlemen, per il Kundalini di Milano, Pietro Biagini. E siamo quindi at the last, a.k.a. the best
delle fasi di qualificazione di semifinale. Pluri, campionessa italiana. Pluri, vincitrice di Coppa. Settima in Coppa del Mondo a Monaco e vice campionessa mondiale nel 2021. Ladies and gentlemen, la campionessa italiana in carica, la ragazza da battere per le Fiamme Oro, la tigre del genovese Camilla Moroni. E siamo quindi all'ultimo, cioè il migliore anche per i maschietti. Vice campione italiano giovanile, due volte secondo in Coppa Italia, nonché sesto ai campionati mondiali giovanili di Dallas. Ladies and gentlemen, per i climbers di Triuggio, la follia tramutata in successo di Nicolò Sartirana. E quindi ragazzi, questi sono i nostri atleti. Ma ho bisogno di voi ancora un minuto, perché alle volte la vita è un po' più dura di quello che vorremmo. Qualcuno di noi conosce questa sensazione, qualcuno no, e spero che non lo debba fare mai, ma alle volte la vita è un po' più dura di quello che vorremmo. Lo sport è unione, lo sport è condivisione di un messaggio positivo. E tante persone insieme, quando si fermano un momento a ricordarne altre, sicuramente rendono gratitudine a queste persone. E allora io oggi voglio chiedere a tutti voi un minuto di silenzio per Ginevra Capelli e Simone Zipporri, che purtroppo non sono qui con noi oggi. E allora liberiamo un applauso verso l'alto. Perché sono sicuro che da lì ci guardano e sono qui con noi. Les jeux sont faits, ladies and gentlemen, questi sono i vostri atleti. Atleti, questo è il vostro pubblico. Facciamogli un applauso e cominciamo con il campionato italiano 2023. Torniamo quindi in diretta dopo la presentazione sempre molto emozionante di Simone Raina, che questa volta è stata ancora più emozionante per il ricordo di due giovani atleti che sono venuti a mancare, purtroppo. Sembra doveroso da parte della federazione fare questo omaggio in questo periodo e soprattutto in questo palcoscenico, e quindi adesso do il benvenuto insieme a me, come nella semifinale, Marco Spamer, con il quale condividerò con voi questa finalissima. Ciao Marco. Forse qualche problema di collegamento, Marco non è ancora qui con noi, lo aspettiamo. Intanto facciamo un recap per chi non ci avesse seguito stamattina. Abbiamo visto insieme la semifinale che ha decretato questi sei atleti che hanno conquistato il turno e che si contenderanno il titolo oggi. Avranno a disposizione 4 minuti per ognuno dei 4 blocchi che dovranno risolvere per provare a conquistare il titolo, che in questo momento è in mano a Philip Schenk delle Fiamme Oro e alla compagna di squadra Camilla Moroni. Tra pochi istanti entrerà il primo atleta maschile e la prima atleta femminile sul blocco numero 1. Ricordiamo sempre che sul portale fasi.results.info è possibile vedere in tempo reale l'andamento delle classifiche, e sarà il turno di Irina Daziano e di Nicolò Sacripanti, che tra qualche momento, dopo un'ora di isolamento dove gli atleti si sono scaldati e i tracciatori
ovvero il personale addetto alla creazione degli itinerari e dei blocchi dove si confrontano gli atleti in gara, hanno potuto allestire in tutta tranquillità i problemi di finale e quindi gli atleti dall'area di isolamento adesso potranno entrare in campo gara e cercare di farsi un'idea per risolvere questi problemi nel poco tempo che avranno a disposizione. Solo chi riuscirà a chiuderne di più e nel minor numero di tentativi salirà in vetta alla classifica. Ciao Marco, ben ritrovato, eccomi qua. Eccoci, ciao Kirsch, ciao Marco Spamer, ben ritrovato. Sei stato in area di isolamento con gli atleti, che aria tira, c'è tensione e soprattutto che aspettative per questa finalissima che è appena iniziata con Irina Daziano sul blocco numero uno? Li ho visti belli, concentrati, tranquilli e anche carichi comunque per uscire, quindi insomma non ho visto particolari tensioni, ma secondo me sono belli carichi per affrontare la finale. E già qui vediamo Nicolò Sacripanti, un bel movimento d'ingresso su questo M1, si prende subito questo dinamico, adesso dovrà andare a sfruttare la parete laterale che forma questo piccolo diedro con un muro a 90 gradi in cui ci si può incastrare in maniera molto precisa come sta facendo Nicolò. Subito molto alto dai primi giri, dal primo giro, quindi vediamo qui se ci sarà una sorpresa per l'ultimissima parte del blocco. Adesso deve andarsi a mettere, immagino quasi in piedi probabilmente su quel volume dove c'è poi sopra un minuscolo top, una piccolissima presa che probabilmente va valorizzata con i pollici, quasi rovescia. Vediamo, eccolo. Vediamo se utilizzerà la parete di destra, esatto. Cercherà di alzare il piede destro, probabilmente dove ha il palmo della mano, alzare il piede destro per riuscire a trovare l'equilibrio giusto per accoppiare il top. Vediamo qui che comunque non sembra ancora finito, c'è ancora l'ultimo spostamento verso sinistra da eseguire che risulta abbastanza ostico, ma sembra riuscire a posizionare il piede, vediamo un po'. Sembra non sentirlo, però hai visto, è arrivato un attimo appoggiare la punta del suo piede destro, però poi è come se non gli avesse dato la giusta sensazione di aderenza. Vediamo ora, prova a rialzarlo, molto delicata questa sezione, anche perché in realtà la parete bianca è un po' strapiombante, quindi sicuramente non favorisce tanto la spinta prettamente in orizzontale. Addirittura forse potrebbe provare ad alzarlo un po' più alto, che dici? Più in aderenza rispetto all'appoggio? Sembra non avere fiducia sul piede sinistro più che altro, forse, no? Non sente l'equilibrio sul piede sinistro e quindi non riesce a buttare dentro le spalle e buttare sopra le spalle sull'appoggio sinistro. Infatti qua viene giù e è un bel primo giro per Nicolò, che però risulta ancora un piccolo passo per raggiungere appunto l'attribuzione del top. Irina Daziano invece nel frattempo sulla destra, in questo bellissimo split che ci consente di seguire entrambi gli atleti, ci ha fatto vedere un movimento che adesso, Marco, mi parlerei da tracciatore, sta avendo un discreto successo in termini di spettacolarità, ovvero questi passaggi obbligati che obbligano gli atleti a girarsi fronte pubblico per effettuare magari dei cambi di direzione in parete quando non hanno la possibilità di fare dei cambi piede. Sì, esatto, è un movimento che adesso comincia a vedersi abbastanza frequentemente, che probabilmente anche i tracciatori, non avendolo mai proposto loro in prima persona, quindi erano magari curiosi anche di provare a proporlo in questo contesto, e adesso si comincia a vedere abbastanza spesso ed è per una finale sicuramente interessante, perché comunque porta l'atleta a faccia al pubblico e quindi insomma è anche piuttosto spettacolare. Vediamo qui però che lo risolvi con un cambio. Infatti, piede. Irina è riuscita a cambiare il piede, perché in realtà questo movimento è anche difficile da tracciare, perché devi obbligare gli atleti a non poter cambiare piede. Qua bravissima Irina. Ma non a sono un passo dal top. Eccola lì. Proprio. Non sono neanche troppo sicuro forse fossero così interessati forse a obbligarlo, perché sono sicuro che sia Maffei, che Stefan, che Marco, sono tutti comunque molto esperti e sanno piuttosto bene come obbligarlo, ma
non sono sicuro che volessero fargli fare esattamente o solamente quel 360, quel 180 lì più che 360, perché comunque è una rotazione, esatto, una mezza rotazione. Perché sì, è vero, in questo caso non hanno tappato. Se c'è, guardi, c'è un tappo, forse. Sì, forse allora sì, forse avevano l'intenzione. Brava comunque Irina a trovare la soluzione alternativa che comunque in pochi giri l'ha permesso di raggiungere anche il perché, top. Come ci ha dimostrato anche Jania o altre atlete, magari è difficile obbligare questo tipo di movimenti, sono sempre stati in grado gli atleti poi ogni tanto anche di trovare una soluzione per il cambio piede, ma qui ora andiamo con Pietro Vidi sull'M1 e con Francesca Matuella sull'F1. Vediamo qua subito altissimo Pietro, partito a cannone. Vediamo poi la parte alta come la risolverà lui, se risulterà complicata anche per lui o se invece riuscirà a trovare una quadra velocemente. Eh sì, Sacripanti alla fine si è dovuto accontentare della solo ed esclusivamente della zona. Vediamo se Pietro riuscirà ad impostare il movimento al top. Un blocco, diciamo, che non siamo abituati a vedere in una finale di una competizione nazionale, perché mi viene da dire che raramente vediamo magari questi dietri o questi top molto, diciamo, di posizione. Però bravissimo qua Pietro. Sì, bravissimo a trovare l'equilibrio, interessante il blocco che magari non è estremo nella sua prima parte, ma che però mette comunque in difficoltà gli atleti all'ultimissimo movimento, quindi sicuramente un bel ingresso che può gasare un po' gli atleti perché riescono a scalare, però comunque ha una parte più selettiva nella zona alta che permette comunque di fare classifica e comunque gli atleti di ingaggiarsi in un movimento che non devono sbagliare e devono riuscire a star concentrati dall'inizio alla fine. Quindi un bel ingresso per i maschietti. Vediamo un po' adesso le ragazze. Ah, non gli hanno dato il top. Avevo qualche dubbio, che infatti anch'io volevo aspettare un attimo di vedere cosa avrebbero deciso. Sembrava fosse gliel'hanno dato. Perché sembrava in realtà essere sceso lui stesso, proprio convinto dopo la stabilità di un'attribuzione del top, però non è mai sufficiente, ecco. Se non arriva la cartellina alzata e il top del giudice, è sempre bene rimanere, e l'atleta deve esserlo in modo tale da convincerli nel caso in cui hanno un dubbio. Esatto. E intanto qua Francesca cerca di destreggiarsi in questa prima sezione del blocco, che è molto di sensibilità di piedi. Lo vediamo qui, questi volumi tendono a cercare di smorzare un po' l'aggetto della parete e creare quasi una verticalità, però molto sulle uova, sull'equilibrio. La parete lì è verticale forse, Marco, e la parte azzurra un po' appoggiata? Mi sa che è tutta un po' leggermente appoggiata. L'azzurra blu un pochino di più, ma anche la parte bianca è leggermente appoggiata. Non di tanto, ma sì, c'è una leggera inclinazione. Tanta aderenza qui bisogna sfruttare, e forse sta andando un po' troppo cauta Francesca, dovrebbe magari tipo Irina azzardare un movimento un po' più deciso per andare diretta alla zona, e a quel punto la spinta del piede forse inizia ad avere efficacia al momento che la mano entra in trazione. Sì, perché c'è la presina, la vitata di zona che ancora non mi sembra che l'abbia riuscita ad agganciare, e quello probabilmente fa la differenza per rimanere in parete. E quando invece adesso, ecco, vedi, lei ancora mette la mano solo sul volume, e il volume probabilmente non ti dà quella stabilità necessaria, quella per riuscire a rimanere dentro. Vediamo adesso se riesce a capire di raggiungere la zona, perché sembra quasi che volerci andare ferma, ma così è veramente dura. Questo piede destro forse anche un po' troppo alto, magari non riesce in questo caso Francesca Matuella a conquistare una zona che sarebbe stata sicuramente importante ai fini del proseguo della finale. Sì, qua è stato probabilmente anche un po' di disattenzione o di tensione, perché la presa era veramente lì a un soffio dalla mano e bastava magari un pelo più di energia, come tu dicevi, per agganciarla, e probabilmente poteva essere sufficiente per star dentro e prendersi la zona. Ed ora qua abbiamo il campione in carica che deve difendere il titolo, Filip Schenk. Lo abbiamo visto non brillantissimo, probabilmente
già concentrato con la preparazione e con la testa in ottica di Berna, perché lo ricordiamo, tra due settimane ci saranno i campionati mondiali di tutte le discipline, boulder, lead, speed, ma soprattutto i campionati mondiali di combinata olimpica, che è la combinata appunto di boulder e lead. Nessun problema qui per Philip Schenk in questo lancio, che richiede una buona coordinazione, si arriva a una presa molto buona, poi si deve controllare la controsbandierata andando a agganciare le punte al volo. Si proietta anche qui bene Philip verso la zona, e ora Marco vediamo cosa si inventa per fare questo top al primo tentativo. Mentre Papetti rispetto a Francesca arriva non ad incrociare col destro, e questo forse l'aiuta poi un po' ad impostare, sì, il primo movimento, perché l'incrocio poi ti fa ruotare le spalle e magari rimani un po' fuori, troppo indietro. Sì, sicuramente un approccio sembra migliore, sicuramente, e magari per raggiungere la zona, ma non so se poi per proseguire nella progressione. Non mi ricordo Irina come ha eseguito sinceramente, perché stavo guardando ancora Sacripanti eseguire provare a eseguire l'ultima parte del top del primo blocco, e mi sono un po' distratto, ho perso un attimo la method. Adesso infatti sarà da riscoprire con le prossime atlete. Intanto Philip Schenk si archivia abbastanza agevolmente, lui ha sempre avuto un'ottima capacità di scalata, una buona sensibilità sui piedi, e si archivia facilmente il blocco numero uno, il che è importante perché ora lui può rientrare in area di isolamento e recuperare un paio di minuti buoni in più. Eccolo qua. Intanto qui bravissima Federica, adesso dovrà traslare un po' a sinistra e valorizzare l'appoggio con la scarpetta sinistra per andare poi con il palmo della mano a stopparsi su quel volume. Ah no, alla presettina, perdonami. Deve adesso cambiare piede come ha fatto Irina, o girarsi. Vediamo qui cosa sceglie di fare, probabilmente il cambio piede si sta preparando a fare. Il cambio piede, sì, sembra che comunque la posizione sia abbastanza stabile, quindi ti possa permettere di pensare di fare il cambio piede in maniera abbastanza agevole. Sembrava aver cambiato idea per un attimo, non è così facile come fatto sembrare Irina. No, assolutamente non sembra. Vediamo adesso, sono curioso di vedere nel prossimo tentativo cosa sceglierà di fare. Un piccolo errore qua lo porta sul materasso di nuovo, forse un po' di agitazione, sapendo di poterlo fare, probabilmente ha un po' sottovalutato la prima parte, pensando già all'ultimo movimento. Il tempo comunque ce l'ha, quindi questione di giocarsi bene il tentativo, questo tentativo, e stare tranquilla e ritornare là a giocarsi tutto il blocco. Nuovo sull'appoggio sinistro. Ritenta il cambio piede. Ritenta il cambio piede. Eccolo lì. È riuscita qua Federica, adesso deve andare a guadagnarsi l'appoggio sinistro, che sicuramente è una bella boccata d'ossigeno per rimanere. Vediamo. Il tempo ce l'ha. Deve sbrigare ora. Ha esitato quel secondo, secondo me. Sì, di troppo. Peccato perché probabilmente anche quella scivolata ha dovuto forse un po' di imprecisione nel tentativo prima di questo, gli ha mangiato quei pochi secondi che gli sarebbero serviti adesso in questo momento. Ma i blocchi sono così, il gioco è quello. E quindi, scaduto il tempo, adesso è il turno di Michael Picorruaz, che entra in gara insieme a Giorgia Tesio. E qua secondo me si devono tutti portare a casa i prossimi atleti questo M1 per rimanere in corsa. Come le ragazze, anche fondamentale qua per Giorgia un top. Assolutamente sì. Inizia subito con... attenzione, intanto Misha sbaglia la zona.
e non so anche se anche Giorgia l'ha presa prima di cadere o meno, ho preso solo il volume, ma anche lei comunque adesso è giù sul materasso, non sembra che l'abbia presa. Vediamo se ora al prossimo tentativo Misha si porterà a casa la zona. Eccola qua. E subito la grafica si aggiorna con la mezza stanghetta blu che va a riempire il primo blocco. Vediamo se Misha riuscirà a chiuderla a questo tentativo, che sarebbe il secondo, lo porterebbe quindi alle spalle di Filip e di Pietro Vidi. In questo momento Filip è davanti, in quanto a parità di prestazione si spareggia in base al risultato del turno precedente. Ancora nulla per Giorgia, secondo tentativo. Adesso vediamo Misha che cercando di muoversi all'interno del diedro, capire la posizione da avere, sembra impostato bene, vediamo se ha fiducia nel piede sinistro, sembra di sì, e il top ce l'ha. Bravo Misha Piccorruaz qui. Ah no, Giorgia alla zona al secondo, sì, adesso sul terzo tentativo. Un blocco delicato che parte subito con una richiesta di precisione, di equilibrio, di pazienza. Anche lei vicinissima, aderentissima alla parete, questo è un po' il segreto sulla placca appoggiata di questo tipo, di riuscire a rimanere agganciati. Vediamo lei adesso cosa sta cercando, anche lei tentando il cambio piede, eccola lì, riesce ad allungarsi al tutto il tempo per riuscire a ragionarla e trovare la posizione per il top, infatti. Ed eccola qui, senza problemi anche Giorgia Tesio, e mi aspetto qui probabilmente, Marco, anche da Camilla e da Giulia Medici e Camilla Moroni altri top, e insomma la gara un po' sui prossimi tre blocchi. Forse qui i tracciatori hanno forse abbassato di un pelo l'intensità rispetto alla semifinale, forse anche un po' per favorirne lo spettacolo, che è sempre bello vedere più top. Sicuramente, e comunque è un blocco che non permette, comunque ha preso tentativi dagli atleti precedenti, perché comunque non c'è stato ancora un flash, hanno fatto top e Giorgia al terzo e Rina al quarto, quindi insomma un po' più tranquilla la partenza, e come è giusto che sia anche in un ingresso di una finale, per come dici tu un po' lo spettacolarità, però insomma sta funzionando, la gara è partita con un po' di top, e quindi penso anche possa essere motivante per gli atleti per i prossimi blocchi, sapere di essere sul pezzo. Sul pezzo come Pietro Biagini, che parte subito bene su questo blocco numero 1, al suo primo tentativo conquista la zona per la Kundalini Milano. Pietro che potrebbe avere qualche difficoltà forse nella fase di top, sulla sensibilità magari del questo appoggio a sinistra che sta dando diversi problemi, speriamo che invece non sembra, anzi è magico. Bravissimo. Bravo. Qua Pietro, ottimo flash e vetta momentanea per la classifica, quindi ora stiamo su Giulia Medici. Archiviato il blocco in meno di un minuto, Pietro, bravissimo. Sì, nei maschietti abbiamo avuto tre top flash per ora invece, tranne Misha che ne ha fatto il quarto, e Sacripanti la zona e basta, e vediamo invece Nicolò cosa combinerà su questo top, su questo blocco. E vediamo invece che Giulia ha un ottimo primo tentativo, arriva al cambio piede, fa spazio piano piano con la rotazione ed è bravissima qua Giulia Medici, che sta in uno stato di forma veramente eccezionale oggi qui a Forlì. Mette in piedi anche lei, tranquilla, sfrutta anche un po' l'aggancio della punta sinistra e si prende un ottimo flash
Sì, la Giulia ha dimostrato fin da subito, fin dalla fase di qualifica, di essere in buona forma e sono curioso di vedere, perché sicuramente se la battaglieranno, quindi sarà sicuramente una bella finale. E quindi adesso è il turno di Camilla Moroni e di Nicolo Sartirana, usciti per ultimi perché sono stati quelli che si sono qualificati per primi. Adesso Camilla, per balzare in testa alla classifica provvisoria, dovrà fare top al primo tentativo, mentre a Nicolo servirà anche a lui un top al primo. Parte girata la Cami. Vuole fare sì una rotazione, andare diretta alla zona un po' dinamica, la sua indole magari da boulderista sempre bella dinamica esplosiva viene sempre fuori, invece no, poi riesce a fermarsi in equilibrio sul piede destro, sì. Però gli permette questo di essere in quella giusta sequenza sulla sezione centrale, quindi sicuramente una buona lettura fino adesso. Non so se ha usato la zona, sinceramente no. Mi verrebbe da dire di no, sai? Mi verrebbe Eccola da dire lì. E infatti, ecco. Secondo me gli è arrivato un po' il suggerimento dallo speaker in sala, perché sembrava strano che fosse tornato indietro, ma non ne avrebbe bisogno se riuscisse ad arrivare diretto al top in questo tentativo, mentre qui Nicolò qualche difficoltà. Deve stare calmo Nicolò. Non farsi prendere, mettersi bene con quel piede destro senza farsi prendere dall'ansia, dall'agitazione. Eccolo, lo vede, probabilmente adesso cercherà di alzare il piede destro. E intanto Camilla Moroni si prende il top. Nicolò qui non va. Questo è quello che dicevi, un po' la... quasi la fretta, no? Un po' l'irruenza che ha questo atleta, che ha delle doti di forza eccezionali che a volte vanno un po' a discapito della sua prestazione, perché magari quando hai tanto margine rischi di non avere il controllo necessario, ecco. Sì, no, lui lo conosco da quest'anno un pochino, l'ho visto più scalare anche fuori dalle gare e ti posso assicurare che è anche molto bravo sulla placca, anche a Bressanone ci... non so se ricordi, in qualifica era vicinissimo a fare della placca, la prima placca di qualifica in Coppa del Mondo a Bressanone, e ti assicuro che non era per niente facile, quindi la capacità tecnica di farle le ha sicuramente, deve un po' gestire a volte, penso, l'emotività o quella voglia di fare, che è giustamente così giovane, e di dimostrare che ha, come è giusto che sia, va un po' gestita forse a volte. Comunque un atleta molto molto interessante su tanti punti di vista. Adesso guarda, più tranquillo, riesce a prendersi il top facilmente, anche lui sa, scuote un po' la testa, come dire, bastava che stesse un attimo un pelo più tranquillo ed era un gioco fatto. Sembrava dire devo darmi una calmata, esatto, è sembrato dire a se stesso. Dai, il primo blocco è per rompere il ghiaccio, insomma, vediamo un po'. Esatto. I prossimi. E quindi, Marco, un quarto di gara è andato. Chiediamo ad Andrea Mascarino di metterci al volo in sovraimpressione le classifiche al termine del blocco numero uno, che diciamo non cambiano molto rispetto al turno di semifinale. Moroni, Medici, Tesio e Dazziano le prime quattro. Papetti guadagna una posizione rispetto a Francesca Matuella, che purtroppo è stata a secco in questo blocco numero uno, mentre in campo maschile tutti tranne Nicolò Sagripanti sono andati a top, quindi anche qui per ora invariata, no, tranne Nicolò Sartirana che prende posizione a causa del suo tentativo in più, ma comunque ancora lotta apertissima. I giochi sono tutti più che aperti, perché il primo blocco. E torniamo quindi in campo gara. Raccontaci, Marco, adesso da queste immagini, il blocco numero 2 per questi atleti.
Per quello che riguarda le donne sembra una corsa, un coordinativo più che altro sulla parte inferiore, quindi un po' più coordinativo di piedi. Qua invece come i maschietti iniziamo a comincia probabilmente a farsi il gioco un pochino più serio, esatto. E quella presa lì è sicuramente un bel ingresso, un bel adesso si fa sul serio, è un po' un messaggio probabilmente. Un movimento abbastanza duro che obbliga a quel punto l'atleta poi a non poter neanche effettuare un cambio mano, quindi immagino che dovranno incrociare su qualcosa che io non vedo ora da questa angolazione. Intanto qua Irina dimostra sempre di avere delle grandi doti di coordinazione. Vediamo se la seconda parte sembra abbastanza più tranquilla. La seconda parte sembra già, eccola lì, infatti riesce a raggiungere il top subito e si aggiudica il top al secondo tentativo. Magari se ce lo fanno vedere un replay il buon Davide Terenzi e Andrea Mascarino, sarei curioso di rivedere il dinamico di Irina. Questa è la parte finale, sì, sembra un po' più buono, diciamo, questa zona, che comunque una volta rovesciata è abbastanza una pinzata buona, e il top pure altrettanto generoso, nonostante crei un po' di sensazione fuori equilibrio per gli atleti, però dai, forse lì il gioco si decide sulla prima metà. Sì, sembra proprio così. Probabilmente hanno le donne il tettone, lo strapiombone che le aspetta, probabilmente non volevano, devono tenere probabilmente i primi due un pochino più tranquilli per poi farle arrivare ad esprimersi sotto il tettone che prende tante energie. Potrebbe essere una scelta oculata dei tracciatori. Eccolo qua il coordinativo, che è sembrato veramente una passeggiata di salute per Giulia, per Irina, scusatemi, da Ziano. Bellissimo. Vita dura qui in partenza per Nicolò, che ha un ingresso, sembra molto, attenzione però, la prende, la tiene, bravo, sì, che riesce a tenerla. Ora che deve fare? Alzare il piede altissimo? No, ha un 360, quindi deve anche lui lì ruotare in sospensione completamente per andare poi su un volume che non ha delle prese generosissime montate sopra, e qui sì, rischi un po' sempre di ammazzare un po' l'umore, diciamo il morale dell'atleta, perché in questo momento di ingresso è veramente molto molto duro, richiede una forza delle dita non indifferente, lì Marco molto condizionale, cioè poco forse di tecnico che possiamo attribuire in questo momento a Nicolò, se non magari l'impostazione poi del successivo movimento a girare, che lì devi essere anche un po' minimo coordinato. Sì, qua sicuramente la componente è quella della tenuta, quindi insomma qua c'è un ingresso molto selettivo, o ce l'hai o non ce l'hai. Ma in finale sappiamo che ci sono delle buoni animali da tiro, quindi secondo sicuramente eccoli, esatto. Arrivano, magari arriva Pietro ora, che a Modena ha addirittura smurato un volume dalla parete, e chissà, speriamo che non lo ripeta qui oggi, però sicuramente lui ha tutte le caratteristiche, come Francesca, anche lei ha una buona coordinazione e capacità di corsa. Speriamo non si sia fatta abbattere. Brava. No, bravissima qui. Primo tentativo, riesce subito a conquistare la zona. Ora non si deve per tornare in corsa, sì, ha bisogno di questo top veloce. E secondo me non faccia errori qui stupidi, ecco. Irina è stata brava comunque a far provare, esatto, l'incrocio. Perché questa tranquilla è una lunghezza troppo, forse. Ecco. Forse qui è una lunghezza che ti trae un po' in inganno, perché pensi di poterci arrivare,
ma in realtà devi per forza lasciare la mano destra e a quel punto non hai più equilibrio. Irina è stata eccezionale a leggere l'incrocio che le ha consentito di fare top al primo, però Francesca è lì, insomma, mentre Pietro qua ha tritato per bene questo primo movimento, anche se adesso gli scappa l'appoggio destro in fase di start, ma ha avuto delle difficoltà anche lui a raggiungere il volume successivo. Sì, qui sicuramente hanno messo un blocco molto duro i tracciatori già dal suo secondo, sapendo che sono freschi ancora e quindi volendogli misurare un po' la febbre per quello che riguarda appunto la condizione fisica. Però adesso passa via quasi vicino alla zona Pietro e di nuovo Franci sul primo movimento, tranquilla ancora sulla coordinazione. Piglia la zona Pietro, attenzione, si incastra con una specie di aggancio di sinistro. Allez, blocco durissimo il numero 2. Vediamo se Francesca Matuella cambierà metodo qui. Cambia per tentare il salto al top. Sì, lo cambia, fa piede. Bravissima. Bravo. Peccato, no, non credo glielo diano. Non credo glielo diano assolutamente. Eh no, qui Francesca Matuella purtroppo, chissà, Marco, quella presa la conosciamo bene, è molto buona. Rivediamo il replay. Tutto bene fin qui, Francesca, il cambio piede, poi cosa è successo? Forse sembra che abbia l'appoggio, alleggerito l'appoggio, la gamba, la spinta dell'appoggio destro, sembrava quasi non spingere sull'appoggio e si è aperta come un libro. Forse un po' la tensione di volerlo accoppiare o di, non so, quasi sembrava la paura di fare top o di non farlo. E riparte subito, anche qui non si prende tanto riposo Francesca Matuella. Vediamo. Stava quasi pensando di riandare di sinistra. Ora sfrutta bene anche l'appoggio sinistro. Eccolo lì. L'appoggio sinistro è stato quello che la chiave un po' di questo top. Bravissima Francesca, anche se immagino che il suo coach poi la riprenderà un po' per magari i troppi errori in questa fase, che comunque sono concessi a un'atleta che è ancora giovanissima e di grande prospettiva. Intanto Pietro Vidi dovrà tornare lì a impostare questo movimento fit first, piedi in alto, testa in giù. Ale Pietro. E qui comunque i tracciatori sono stati cattivi, perché anche la transizione alla zona non è affatto semplice, prese molto piccole. Attenzione qua col tallone, vediamo un po'. Forse questa gamba destra, se riesce a tornare sotto come rovescio, esatto, vediamo un po' qui, eccolo lì. Bravissimo Pietro. Ci siamo, molto lungo e faticoso questo blocco. Tanti movimenti. Molto bravo a capire di andare prima di sinistro e ci siamo, peccato che... Peccato perché quest'ultimo giro aveva imbroccato la sequenza corretta, probabilmente bastava veramente avere qualche secondo in più, poteva provare a dar la zampata. Bellissima questa corsa di Francesca Matuella e poi rivediamo il suo top al terzo giro. Un po' di imprecisione, un po' di incertezze, qualche giro in più. Ed eccoli qua, Philip Schenk e Federica Pavetti davanti al pubblico presente qui alla Vertical di Forlì. Chi si fosse collegato solo al campionato italiano boulder, arrampicata sportiva, in questa disciplina che è il bouldering non si utilizzano corde e imbracature, ma solo i materassi paracadute, corpo libero e soprattutto tanta coordinazione, tanta forza di dita, tanta tecnica. E Philip Schenk qua che fa quasi questo bel 360 gradi in sospensione monobraccio con gli estremi della mano destra. Sì, l'ho visto quasi, sembrava quasi troppo lento, fiducioso, troppo e controllato. Esatto, sì. Controllato sul suo braccio destro. Forse qua dopo magari lo fai, ma lo paghi dopo questo tipo di atteggiamento. Qua Fede un po' in difficoltà sul primo movimento coordinativo, già il terzo tentativo. Vediamo qua Filip di nuovo su, ecco che va a anticipare i piedi a sto giro, molto meglio direi per l'economicità del movimento e anche alla fine per l'efficacia.
Vediamo intanto qui, Federica Cosetti, esatto, di nuovo alta la zona. Vediamo Filip, riesce a impostare bene adesso la sequenza centrale per rigirarsi. Adesso vediamo come affronta poi la parte dopo la zona. Mentre Federica Vavetti si prende il top, al secondo, al quarto? Mi sa al quarto, credo. Sì, mi sa di sì. Mentre questa è quasi una via di lead. Infatti lo vedo a suo agio. Al suo agio, Filip Schenk, che a questo punto si va a prendere quasi... Va troppo in basso perché probabilmente scivola con il piede destro in fase di spinta. Adesso qui se furbo si fa Fede un bel minuto e 15 secondi, un minuto e 20 di riposo. Per forza Marco, perché lì quel blocco è veramente dispendioso in termini energetici. Vediamo se Davide Terenzi riesce a farci vedere lo scivolone di Filip al top. Top che è generosissimo e lì immagino che... non c'è più tanto da dire per accoppiare, se non spingere bene con il piede destro, che forse era sulla zona, mi sembra, quello di Filip. Non ricordo, infatti, sono curioso di vedere anch'io perché volevo capire cosa gli è mancato per alzarsi un pochino di più con le spalle e riuscire dalla zampata al top. Sembrava un po' scarso, aveva la... sì, prima del top. Eh sì. Quel prima della zona, quello scivolato. Eh sì, è proprio scivolato in fase di spinta. Non so se mettendolo invece un po' più vicino riusciva a sedersici sopra a quell'altro appoggio. Esatto, quello più a sinistra, diciamo, verso più sotto la mano, per intenderci. Esatto. In modo da da avere più una spinta sulla verticale che sulla destra. Però e lo vediamo ora, Filip. Dalla sedia è sempre molto più facile. Ah, sì, sì. Io sono fortissimo. Non sai quante coppe del mondo ho vinto dalla mia postazione di commento, che è proprio sul mio divano in questo momento. Ed eccolo qua di nuovo Filip Schenk. Piede guarda tremante. Ancora come vibra l'Elvis Leg, che in questo caso non è dovuta tanto alla paura, ma quando probabilmente al sovraffaticamento di un atleta che mi sembra abbastanza sotto carico. Bravissimo, però momento. Molto veloce nel tornare nella zona alta. A pochi secondi, vediamo se prova da basso come ha provato Pietro per la mancanza di secondi. Purtroppo è partito scivola forse come un prima. Po' troppo tardi. Sì. Mi è sembrato scivolare il piede come prima, Filip. No, ha tenuto i piedi bassi, non li ha alzati neanche a sto giro, perché aveva poco tempo e probabilmente ha scelto di provare a dare la zampata da sotto, quel piede dove ha le mani direttamente dal volume sotto. Non aveva mai tempo neanche di provare ad alzare il piede, sì. Ha dato la zampata da sotto sperando magari in un soffio d'aria che lo portasse fino al top. E ora abbiamo Giorgia Tesio e Misha Piccorruaz, una finale femminile che fino a questo momento è meno intensa, sembra, di quello che ci potevamo aspettare. Qua Misha, anche lui come Filip, quasi una fotocopia al primo giro. Per ora anche Giorgia ha qualche problema sulla coordinazione iniziale. Siamo però al primo giro, quindi ci può anche stare. Misha anticipa bene i piedi. Fatica un po' però a richiamare la mano verso la pinzatona. Sì, diciamo che anticipa i piedi proprio probabilmente per evitare di fare quel movimento solo in sospensione sulla mano destra. Quello però magari ti può dare un po' di fastidio perché poi non hai sufficiente spazio per metterci le mani. Vediamo qui la Jo intanto al secondo tentativo. Immagino che difficilmente possa commettere errori. Vediamo qui se infatti va subito di destro e non penso che ci voglia. Penso un terremoto magnitudo 9 per tirarla giù. Per farla sì. E invece per fortuna rimane salda al top al secondo giro Giorgia Tesio,
E qui forse grazie a Nurentarini si sono rimischiate un po' le carte, mentre Miscia sembra non riuscire a trovare la giusta fibra per uscire fuori da questo primo movimento. Eccola qua Giorgia, altina bella il pelo, la corsa al cambio piede. Sì, 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 è tenuta proprio, è andata con testa indietro, bella sul materasso. Esatto, bella verso l'esterno e poi è riuscita però a leggere bene la parte finale di questo top. Brava Gio. E quindi rimane un minuto e mezzo per Miscia Piccorruaz. Importante qui prendere la zona, anche solo quella comunque ti fa stare nei giochi sicuramente, anche perché per ora abbiamo tutti tranne Nicola Sacripanti sul top numero 1, in top numero 2 ancora nessuno, ma zone Filippo, Pietro con la zona, quindi anche comunque per starne all'interno della cerchia di atleti che vogliono ambire al podio. Comunque eccolo qui, infatti la zona la prende, zona fondamentale per Miscia, ah, che poi però si incarta un po' con gli spostamenti dei piedi. Comunque importante per rimanere aggrappato comunque la possibilità di podio. Anche se ancora al secondo blocco tanto è da fare, quindi sai che ha finito le energie, meglio sì, preservare questi 20 secondi per recuperare un po' per il tentativo sui blocchi successivi. Sì, anche perché diciamo che questo blocco veramente incide molto secondo me sul serbatoio poi degli atleti, anche per il proseguimento della finale, perché è un blocco veramente intenso che ti fa calare sotto ai piedi il picco di forza, ti svuota un po' l'anima. Mentre entrano Giulia Medici e Pietro Biagini. Pietro, come te lo immagini su questo blocco numero 2, Marco? Ma sul fisico, su tutto quello che è condizionale, Pietro ci ha sempre dimostrato di poter dire la sua, e quindi insomma mi aspetto che possa esprimersi senza problemi. È ovvio che questa prima sditata magari potrebbe metterlo un pochino più in difficoltà, ma forse dopo, una volta passato, guarda, anzi lo vedo comunque bello sereno. Anzi, non direi proprio che ci siamo abbondantemente. Incredibile, ha serrato a 90 gradi il suo braccio destro e ci ha girato sopra come se stesse tenendo una sbarra in mano. Ale Pietro, qua sbaglia un po' l'impostazione, qua rimanendo con sì, la mano destra ruotata a mo' di rovescio, senza girare invece il polso in modo tale da svincolarsi un po' da quella situazione e potersi allungare verso quella che è la presa di fianco alla zona. Probabilmente adesso ha capito l'errore, vediamo se sarà in grado di recuperare, diciamo di aggiustare l'errore fatto. Quel sì, polso girato cose... rovescio lo blocca proprio nell'allungarsi. Una delle cose infatti, Marco, affascinanti di queste modalità di gara nel boulder, come ci ha dimostrato adesso Giulia, è proprio la capacità di apprendimento che hanno gli atleti, tentativo dopo tentativo di modificare la loro azione successiva in base a quello che imparano dopo ogni giro sul blocco. E Giulia adesso qui è riuscita ad impostare la corsa e vediamo se Pietro riuscirà ad impostare meglio il ribaltamento. Pietro mi sembrava anche avere qualche problema con l'aggancio di punta, come se non riuscisse a scaricare tantissimo peso, mentre Giulia qua si sta un po' impicciando senza leggere con esattezza il piede giusto da mettere sul grande volume. Ci prova dal basso, ma così secondo me non ha il giusto sostegno dagli arti inferiori. Qua Giulia deve star tranquilla tutto il tempo per ragionarsela come vuole, capire qual è la posizione migliore. Eccola qui, fa un cambio mano per riuscire ad andare di sinistro. Sì, bravo, bravo, bravo. Bravissima Giulia Medici. Giulia c'è e sta facendo il suo lavoro, si è presa questo secondo top
veramente sono felice perché è un'atleta fantastica, Giulia, che anche a livello mentale secondo me è cresciuta e maturata tantissimo. Anche lei qui non imposta benissimo questa coordinazione iniziale, la presa d'arrivo è abbastanza generosa da permettere un po' di anche un'esecuzione non perfetta, però comunque passa via la parte iniziale, poi si con calma si gioca al top e se lo prende. Vediamo Pietro se riesce a risolvere quella parte centrale che sembra dargli piuttosto da fare, nonostante questo passaggio qui che adesso comincia invece un po' a ovviamente a soffrire un po' di più, in quanto già al terzo tentativo dopo tre sospensioni così e questa rotazione monobraccio, comunque le energie cominciano un po' a mancare. Nonostante tutto comunque ritorna lì. Sì, si vede aver perso un minimo di brillantezza, però... Dai Pietro, almeno una zona prendiamola, che ci siamo lì, Ale e Peter, niente da fare purtroppo. Sembra quasi che non riesca a sentire tanto lo scarico dell'aggancio di punta, a trarne il sufficiente beneficio per riuscire poi ad arrivare su quelle piccole prese. Peccato qua per Pietro Biagini, che però ha ancora due blocchi davanti a sé. Sì, peccato almeno la zona che gli permetteva anche lui di stare un pochino per adesso sul gruppetto di testa, ma come dici tu ancora è lunga la strada verso l'ultimo blocco e quindi ancora tutto sicuramente da scrivere. E ora qui un Zartirana Nicolò che anche lui penso vada a serrarsela bene questa prima presa, e soprattutto una Camilla Moroni che può farci un top al primo tentativo. Lei sulle coordinazioni è molto brava, guarda qua Nicolò anche lui con che margine arriva a mettere i piedi in aria. Intanto parte Camilla, è veramente forte qua Camilla, anche lei un po' bassa con le spalle, va a prendere a pinzare la mano sinistra sulla parte più bassa della presa buona d'arrivo e quindi probabilmente lì è un pochino più meno agganciante, non gli ha permesso di fermare il movimento. Mentre Nicolò chiede una pulizia, gli è sfuggita la pinzata. Qua Camilla adesso secondo giro più precisa, arriva a conquistare la zona. E ora salvo sorprese veramente eclatanti, andrà a prendersi il top anche sul blocco numero 2. Non si sente particolarmente a suo agio proprio perché forse non sfrutta l'appoggio sinistro in scarico come hanno fatto le sue compagne. Vediamo se va a cercarlo, no, non lo trova, non lo vede più e quindi probabilmente se n'è dimenticata. Adesso forse probabilmente cosa fa qua. E qua ha sfruttato un po' tutta sul suo margine, diciamo. Sì, poi si è seduta bene sul piede destro, quindi gli ha dato quel margine un po' per riuscire a eseguire anche il movimento dinamico verso il top. È interessante anche fatto così. Alenic non c'era lontano, era impostato bene con gli agganci nei tentativi precedenti. Adesso prova ad andare di sinistro invece che di destro alla prima lista. Non capisco probabilmente anche il perché, perché comunque è passato abbastanza bene lì sotto, quindi probabilmente ha pensato che la sequenza potesse essere meglio successivamente in quel modo, ma penso che ecco ricambia e ritorna al metodo precedente. Ari, vediamo qui come qua adesso in realtà è messo bene con gli agganci, esatto, cosa che Pietro invece non faceva in questo modo. Lui è molto vicino alla zona. Se si riposa ancora un pochino riesce a accumulare un po' quelle energie perse nei tentativi precedenti e ritornare un po' più fresco e anche solo a pigliarsi la zona. Adesso un po' sorpresa qua forse un Zartirana, me lo aspettavo Nicolò
che riesce in maniera un po' più brillante a impostare il movimento al top, un po' come ha fatto Filip. Invece lo vedo difficoltà che forse è un più tecnica che condizionale. Ma sì, purtroppo lo vedo un po' approssimato, probabilmente un po' di tensione, sta soffrendo un po' il fatto di voler dimostrare cose che ha tutte le carte in regola per fare bene. Forse anche questo tentativo ad andare a cercare di prendere la zona sicuramente era faticatissimo, che si vedeva che il blocco è duro e quindi non permette troppi errori, ma mi sembrava un po' frettoloso qua adesso. A 30 inizia, secondi sì. E la fretta qua c'è davvero. Eh sì, anche perché abbiamo visto un blocco di tanti movimenti. Vediamo uno addirittura cambia metodo, non va. No, purtroppo non deve demoralizzarsi ora Nicolò Sartirana. E a questo punto vediamo, quando siamo al giro di boa, metà della gara, con due blocchi su quattro è andata in archivio, e quindi dopo questo replay di uno dei migliori tentativi di Nicolò Sartirana andiamo con Andrea Mascarino al volo a vedere le classifiche. Stavo per dire con Andrea Mascarino a bordo campo, come si fa nel calcio. Eccolo qua, Moroni Camilla, prima tallonata con il fiato sul collo da Giulia Medici, distaccata solo di un tentativo, a un ulteriore tentativo al top Giorgia Tesio e un tentativo ancora Erinea D'Aziano. Guarda che classifica, Marco, bellissima, ancora tutto, e poi, apertissimo. Sì, e poi Federica Papetti e Francesca Matuella. In campo maschile invece nessun top sul blocco numero 2, Filip Schenk, Pietro Vidi e Michael Pucco-Ruaz, il podio virtuale fino a questo momento. Poi Pietro Biaggini, Nicolò Sartirana e Nicolò Sacripanti a secco di zone sul blocco numero 2. Abbiamo visto molto vicino Pietro Vidi e Filip, soprattutto Filip, sul blocco numero 2. Peccato che è mancato proprio un poco un soffio per il top. Ho dimostrato che poteva essere fatto e mancato di un soffio. E veniamo adesso quindi di nuovo Sacripanti e D'Aziano, che ci fanno scoprire il blocco numero 3. Ed ecco, molto fisico quello delle donne, forse. I maschietti, sì, gli hanno fatto un po' tirar fiato su una placca, giustamente, dopo un blocco numero 2 di grandi schiaffi. Un pochino più tecnico e sui piedi per ritornare un po' a giocare con le energie sul quarto blocco. Qui le donne invece hanno un blocco più fisico, dove Irina sta uscendo benissimo. La vedo bella carica, sì, 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 la vedo bene. Ah, peccato, viene giù. E intanto Nicolò Sacripanti è qua. Sto subodorando una rotazione fronte pubblico, perché mi sembra di vedere un tappino anche lì. Ci si sta provando in ogni modo a farli girare. Sì, esatto. Vediamo se ci riesce a dare un inquadratura di quell'appoggio dei piedi. La regia, eccolo, ma si vede lì che c'è qualcosa di avvitato sopra alla presina rossa. E vediamo Nicolò Sacripanti che guarda appoggio 1, appoggio 2, appoggio 1, appoggio 2, come per dire ora vediamo qui cosa mi invento per portarmi a casa la zona intanto di questo blocco 3 che parte in equilibrio. E qua probabilmente loro dovrebbero già cercare di appoggiare un po' l'esterno del piede, no Marco? Invece che la parte interna dell'alluce. Sì, qui si vede proprio che non ha intenzione alcuna di provare a girarsi, oppure o che sia vuole provare anche a fare questo potrebbe essere anche una soluzione interessante, forse anche questo volevano fargli fare. Dipende un po' come la zona d'arrivo, la presa d'arrivo di zona, che sembra comunque molto piccola, quindi forse questa soluzione è da escludere, probabilmente, almeno è forse un po' troppo veloce, arrivi lì, a meno che non sei molto 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 preciso, oppure delle unghie abbastanza esatto, abbastanza forti, ad arpionare, esatto. E qua Irina dopo un giro lì, Marco, diventa veramente dura a replicare,
tutta quella serie di movimenti su degli aggetti che poco spesso si vedono in Coppa del Mondo Boulder. Sì, questo pannellone qui forse anche da questa grafica, non, da questa quadratura non gli rende, non rende troppo, perché schiaccia abbastanza, quindi non sembra agitare così tanto, ma è un bel pannellone che è oltre, penso sui 60 gradi comunque, quindi un bel strapiombone. E anche se non sembrano estremi i passaggi sotto, arrivi comunque nell'ultima parte bello cucinato fisicamente, quindi a livello energetico sicuramente è bello cattivo. Sì, infatti Irina, dopo un ottimo primo tentativo dove è arrivata fino al cambio di inclinazione della parete, adesso sembrerebbe più non riuscire a transitare dalla zona per poi uscire dalla parte più aggettante dello strapiombo. Ci sta riprovando ora Irina, non deve perdere assolutamente l'aggancio della punta destra, che in quel frangente è fondamentale. Tre dita qui. Tenere quella sbandiera, un bel passaggio molto duro, probabilmente il filtro prova, più grosso. Mentre Nicolò prova ad atterrare quasi con i palmi, e Matteo Maffei del team di tracciatori va a spostare il cartello dell'M3 che probabilmente veniva sfiorato con i piedi dagli atleti, ed era comunque troppo vicino e infastidiva un po' l'azione dei climber qui. E vediamo ora cosa si inventeranno Francesca Matuella e Pietro Vidi. Francesca com'è su questo tipo di proposte, Marco? Fisicamente lei di solito sta piuttosto bene, adesso sono un po' preoccupato forse per quella lista là in alto, perché è proprio quello che non deve fare, è prendere le prese con tre dita, e quindi speriamo bene che si renda conto. Con la mano destra? Sì, era quella infortunata, e quindi sì, andrebbe proprio a sollecitare eccessivamente, diciamo, l'arto infortunato. Sì, già. Ma vediamo. Francesca è ancora in giovanile, Marco? Under 18, sì, under 18, primo, secondo anno. Quindi lei andrà a Seoul? Andrà a Seoul, sì. Agosto. Abbiamo, quindi si deve settimane preservare, diciamo. Sì, piuttosto che fare prestazioni o rischiare adesso, vorrei che stessi un po' più tranquilla. E speriamo qui che vada a prenderla bene, con calma, con tre dita, quattro dita, brava, che è riuscita a sì, metterci tutte le dita dentro. Ah, le e lo spieghiamo. E lo spieghiamo a chi magari non è avvezzo di arrampicata sportiva, perché metterci tutte e quattro le dita in una posizione semi-arcuata è meno traumatico. Bravissima qua Francesca. Ale Franci, dai, questo top è importante. Ale Franci. No! E qui secondo me non ha voluto tirare troppo anche col braccio destro, eh? Mi è sembrato un po' forse nel rilancio mollare un attimo, Marco. Sicuramente tutto quel tempo su quel braccio destro comunque non... Non aiuta, quindi quella chiusurona, e c'è rimasta veramente tanto da averla, tenerla sbandierata, tallonare, a portare sul peso sul tallone e poi allungarsi ancora al top, c'è rimasta veramente tanto su quella lista, veramente spero che... Eccola qui. E là secondo te bisogna sedersi sul tallone e incrociare probabilmente? Non riesco a capire sinceramente la presa da quel che so non è molto buona, non è super buona, è un taccone, una presona abbastanza netta ma non incat, come si dice, diciamo, in gergo, cioè non va dentro, non pesca e non hai la capacità di agganciare le dita attorno a qualcosa, ma è come se fosse un angolo retto, e quindi sicuramente, come dici tu, occorrerà trovare una posizione anche per i piedi che ti permette di accoppiarla probabilmente, quindi ancora lì c'è qualcosa da fare, non è finita quando l'hai presa o sei vicino al top, c'è ancora un'ultima, come ci hanno un po' dimostrato sia in qualifica che in semifinale i tracciatori, su tutti i blocchi o quasi tutti i blocchi comunque arrivati al top il gioco non era ancora fatto, c'era ancora una piccola cosa da fare che abbassa la tensione lì, e
e poteva costare molto, infatti tante cadute ai top ci sono state in tutti i turni di gara, quindi questo è apprezzabile perché comunque bisogna sempre stare sul pezzo fino alla fine, no? Non è, il gioco non è finito finché non è finito. Assolutamente sì, finché il giudice dice che non è finito. E adesso qui Francesca ha riposato a sufficienza per fare un ultimo tentativo. E vediamo adesso che arriva. Ok, tutte le dita, dai Franci. Ale, su quel tallone. Perde un po' di postura sulla spalla sicuramente qui. Sicuramente la sua grande mobilità però gli permette di buttare subito il tallone su. Qua è finito il braccio, peccato. Sì. Brava, un bel peccato. Giro. Bel giro, sì. E un bel test anche condizionale a questo punto per Francesca, che sembra aver superato il suo infortunio, mentre Pietro Vidi non riesce ad andare a conquistare la zona. Si deve arrendere anche lui a questa complicatissima sequenza di placca e di appoggi molto precari per i piedi. Peccato per Franci. Sì, qua vediamo un attimo il replay. Questo dell'ultimo giro. Sì, ha finito proprio quella chiusura, quella lunga chiusura. Sì. Si vedeva già che la spalla stava perdendo un po' di postura quando il collo, no, si incassa un po' tra le spalle dell'atleta. Mentre qua adesso Federica Papetti e Philip Schenk. Vediamo, sono curioso. Philip è uno che ha grande sensibilità sui piedi, è un atleta molto leggero e leggiadro. Mentre Federica pure è molto atletica. Vediamo qua qualche difficoltà per Federica. Si complica un po' la vita in partenza probabilmente. Sfrutta anche le ginocchia per qualche istante. Philip vuole provare la strategia del cambio piede probabilmente frontale o no, prova a girarsi, vedi che cerca la rotazione verso il pubblico Philip Schenk, ma secondo me il piede destro non è posizionato benissimo, Marco, secondo me non riesce ad avere quella giusta rotazione perché sembra che però possa riuscire in isolamento. Ho sentito sicuramente che dicevano ancora prima dell'osservazione, dicevano che scommettevano sul fatto di avere un 180, un 360 su placca, quindi sanno benissimo cosa dovrebbe fare perché hanno scommesso che ci sarebbe stato, infatti. Quindi insomma vediamo adesso Philip se riuscirà a posizionarsi un po' meglio per eseguirlo. Perché mi sono studiato attentamente nelle varie tappe di Coppa del Mondo, sia Schalke sia Vesù, come fanno questo movimento, e chissà se Andrea riesce a farmi zoomare un po' su quel piede, a dare l'input ai ragazzi, i cameraman, perché praticamente vedo che mettono sempre anticipando il più esterno possibile proprio per aiutare questa rotazione che sembra non riuscire a Philip in questo frangente. Sì, l'impostazione di questo movimento qui che dici tu in questa situazione non è facilissima, perché il primo step per andare a mettere il piede destro appunto dietro all'angolo del volume sull'appoggio rosso è abbastanza largo, no? E quindi non ti permette di portare il tallone verso destra. Vedi com'è lungo questo passo, il passo tra i due appoggi. E quindi lo devi ruotare già quando sei con tutto il peso sull'appoggio stesso. Sopra. Quindi risulta complicato, in quanto tu man mano che ruoti ovviamente perdi la posizione ottimale dell'appoggio, rischiando che si scalzi via dal piede l'appoggio stesso, e infatti la difficoltà sembra proprio essere quella, mentre in altre situazioni, eccolo qua che magari è un pochino più forse quasi ci riesce Philip quando manca un minuto. E ora qua ti chiedo quanto una scarpetta un po' più rigida può aiutare l'atleta in un movimento di questo tipo? Su questi tipi di movimenti abbastanza, qui veramente una scarpetta rigida ti può dare quel supporto anche sul polpaccio, sul piede, ma anche semplicemente per non sentire quel dolore, perché comunque è un appoggio molto netto, perché deve essere abbastanza netto e buono per riuscire a fare la rotazione con tutto il peso su appunto l'appoggio, e quindi una scarpetta, guarda quanto si spalma, quanto sia in arco al contrario, diciamo, questa scarpetta che è molto morbida morbida e,
e quindi anche la sensazione che hai sotto l'appoggio non è sicuramente delle migliori in questo caso, quando invece alcune, in altri casi una scarpetta così morbida ti permette di avere prestazioni migliori in condizioni diverse, in cui devi spalmare proprio più superficie possibile su volumi e su parete. Ed è bello concentrarsi su questi dettagli che ti fanno capire in primis quanto sia difficile il lavoro del tracciatore e poi anche quanto ci sia una richiesta veramente di sensibilità e di tecnica da parte di un atleta che deve affidare in quel momento tutto il peso del suo corpo, nel caso di Fili probabilmente una cinquantina di chili, nel mio caso 76 chili, per fare lo stesso movimento solo sul povero alluce che in quel frangente è sottoposto a una sollecitazione estrema. Sì, sì, esattamente. Vediamo adesso Misha che parte subito deciso, però qui probabilmente vediamo se riesce a tornare giù con la mano, ecco, perché probabilmente c'è una presina sul lato sinistro del volume dove è adesso al tallone, per riuscire ad agevolare un po' la rotazione. Adesso forse non si vede da questa inquadratura, ma c'è, e lui invece ha provato a fare una rotazione tipo un po' a ballerina, no? con le mani allungate verso il cielo e facendo perno solo sul piede destro senza l'ausilio della mani. Qua adesso prova ad affrontare un Misha diverso. Voleva incrociare, vuole fare un trick di avvantaggiarsi col piede sinistro, mentre invece mi stupisce un po' Giorgia che non sta riuscendo a trovare il giusto flow per affrontare questo strapiombo, come se fosse un po' scarica a livello atletico. Sì, stranamente, perché proprio dire che questo c'è scritto sopra il suo nome, vediamo un po'. Esatto, se... è un po' un blocco che sta nelle sue corde di solito. Direi proprio di sì. Ecco, infatti Misha c'ha una scarpetta sicuramente molto più rigida di quella di Filip. Qua prova un incrocio profondo, non so quale sia il piano qui. Attenzione, però può funzionare perché quei volumi sporgendo così tanto effettivamente ti danno un po' di margine di posizionare le spalle perpendicolari alla parete invece che parallele. Sì, almeno per prendere la zona, puoi venirne fuori è un altro discorso penso, però almeno per prendere la zona può funzionare. Adesso vediamo Giorgio invece che raggiunge la zona, un po' di difficoltà per Giorgia qui. Sì, ma dopo la semi gli ho parlato, mi ha detto che... Eccolo qua. Ha fatto Misha? Che un po' alle Giorgia tira sul tallone molto lontano, mentre Franci l'ha portato veramente altissimo, perché è molto molto mobile a livello di anche, è riuscito a portarselo praticamente di fianco all'orecchio con ancora l'aggancio sul volumone rosso. Qua Misha invece prova a dare la zampata, ma manca ancora qualcosa. No, dicevo che parlando con la Giorgia, dopo la semi ha accusato un po' una fastidiosa caviglia che mi diceva non gli permette benissimo di affrontare gli agganci di punta. Ed è il motivo un po' per cui anche nel blocco, penso due, faceva fatica a raggiungere la zona dal momento sulla corsa, su quella, la spallata che poi andavi a cercare l'aggancio di sinistro. Ah sì sì, sul blocco 2 della semifinale, hai ragione, dove c'era l'aggancio a sinistra su quei boomerang di legno. E chissà se anche qua magari sta soffrendo un po' questa cosa, seppure invece è un discorso più di fatica fisica. Guarda Misha che fa questo cambio piede al volo e atterra sulla zona. Bellissima questa soluzione, forse non si aspettavano neanche i tracciatori. Bravissimo Misha nella sua esecuzione. Vediamo se ora riuscirà a sì, fare vedi, un tentativo migliore di prima. Tenere l'aggancio. Ecco qua, purtroppo... veramente pochi secondi. Qui peccato per Francesca perché veramente avrebbe fatto un bel colpo gran portandosi top, a casa qua. E l'abbiamo vista anche piuttosto serena su questo strapiombone, affrontandolo abbastanza serenamente nella sua difficoltà fisica.
E adesso abbiamo Giulia Medici, Sport Promotion, e Pietro Biaggini. E qua Giulia, secondo me, per come l'abbiamo vista in forma, Marco, potrebbe fare un bel passo importante in ottica di podio, ma non mettiamo le mani avanti, non portiamo sfortuna, per chi ci crede, almeno io no. Io credo solo nelle potenzialità di Giulia, che in questo momento sta esprimendo la sua migliore arrampicata. Vediamo qua Pietro, che vedi che lui forse sposta le leve un po' più lunghe e anticipa un po' già la rotazione. Da buon tracciatore qual è, anche sa qual è la chiave del movimento e probabilmente prova anche a posizionarsi in maniera più agevole per iniziare poi a impostare il movimento di rotazione. Bravissima qua Giulia, conquistarsi la zona al primo tentativo. Adesso qua devi stare attenta, perché al momento che poi vai a sganciare quella punta destra, il corpo prende una bella rotazione verso l'esterno. Bella serena. Anche lei porta il tallone altissimo, come, e non penso qui ci siano grandi problematiche nella chiusura del braccio. Infatti guarda che capacità di mobilità e di forza Giulia, che va appunto ad incrociare. Bellissimo. Brava Giulia, veramente fisicamente in ottima forma. Bellissimo il top di Giulia con un bel flash. Pietro, ecco che cerca anche lui di anticipare prima le spalle, ma sicuramente con diciamo lo spessore anche fisico che ha, sicuramente non è facile stare sull'appoggio. È difficile, Non è un appunto, non è un, diciamo, non è una battuta, è proprio una difficoltà oggettiva a livello in quanto di l'appoggio. Diciamo, butta fuori le spalle, perché gira, ha veramente un armadio a tre ante, a quattro ante, quindi ha due spallone belle larghe, e fargli far ruotare mentre ruota sicuramente più faticoso a riuscire a star dentro. Un minuto manca, poco più, per Pietro Biaggini. Vediamo, cerca, prova il cambio piede ora. Ha capito, bravo, bravo. Cosa prova ad inventarsi qui? Il tappo non è così profondo, così sporgente esatto. da evitare, diciamo, questa possibilità. Non mi sembrava così lontano, poteva anche essere plausibile una scelta di quel tipo. Ali Peter. C'è ancora 20 secondi, cioè qua sa che ci deve giocare la zona, quindi se la gioca fino all'ultimo. Ultimo tentativo, sì, per la zona. Anche qua forse una scarpetta un po' troppo morbida, forse. Non c'è più tempo neanche per andare alla zona. Non riesce il cambio piede per Pietro Biaggini, che torna quindi in area di isolamento. Ed ora prossime due atlete ad entrare in gara, Camilla Moroni e Nicolò Sartirana. Rivediamo intanto qua il bellissimo top di Giulia Medici. Da qui si vede un po' lo strapiombo dal quale escono, e vediamo se Camilla Meroni, che non ho visto sinceramente in uno stato di forma brillantissimo, vediamo come approccerà un blocco che di base in qualsiasi momento ti avrei detto che sarebbe stato un flash ipotetico.
L'ho tracciato la settimana scorsa per loro a Bressanone e posso assicurarti che comunque a livello fisico è veramente in bolla, probabilmente sta un po' soffrendo, non so, probabilmente o qualche allenamento o qualcosa, perché sicuramente l'ho vista ben pronta, ben preparata almeno a livello fisico e gli ho visto fare cose comunque piuttosto interessanti, quindi qua non la vedo proprio fuori dal suo contesto, anzi penso che qua si complica un po' la vita forse Camilla, andando ad incrociare sulla zona, poi però ne esce abbastanza bene. Qui tranquilla, prende la presa dopo, sbandiera senza grossi problemi, adesso vediamo un po' qua se riesce a tirare sul tallone, eccola lì. Adesso deve chiudere bene per arrivare al pre-top e adesso non le manca che incrociare. Anche per lei un bel... No. Ah, colpo di scena qua Camilla Moroni, si distrae un attimo, quel tanto che basta sfuggire con il piede destro, non sembra nel miglior mood, ma fisicamente comunque vicino a fare top sul blocco numero 3. Si è sofferto un pochino, gli ho parlato da un chelè dopo la semi, ha avuto un po' un fastidio alla spalla, non spero non gli stia dando fastidio, era un po' preoccupata dopo la semi, ma poi mi sembra che un po' l'allarme sia rientrato dopo che si era aspettato che si raffreddasse un po'. Gli è scivolato proprio il tallone del piede in questo momento, sì. Peccato, era veramente vicina. E un po' conferma quello che dicevamo prima, no? I top non è finita finché non è finita in questi blocchi, molto belli e interessanti fino alla fine. Vediamo Nick qui. Cosa ha intenzione di fare? Sì, lui cerca, vedi l'appoggino sulla. Eccolo lì. Cerca, sì. È come se cercasse di, diciamo, di aggirare un po' il tappo nel suo cambio piede, andando a cercare per un attimo. È sembrato quasi voler andare a cercare di cambiare piede da dietro, che dall'alto, che da sopra. Vediamo invece Camilla qua, che secondo me si gioca tutto su questo tentativo. Camilla Moroni. Ale Cami. Intanto qua Nicolò prova anche lui ad atterrare con le mani sul volume subito sotto la zona. Bella rapida qua sotto. Intanto prova un altro metodo, torna velocemente Camilla agli ultimi movimenti, vediamo qui e schiaccia forte sul piede e a sto giro sì, stavolta si prende il suo margine per prendersi il top sul blocco numero 3. Camilla Moroni che a questo punto quindi ancora in vetta alla classifica davanti a Giulia Medici, le uniche fino a questo momento con 3 top. Termina quindi 3 quarti di gara, vediamo il replay della salita di Camilla Moroni e poi uno sguardo rapido alle classifiche prima di avventurarci tutti insieme nel blocco numero 4 che decreterà i vincitori del campionato italiano Boulder 2023. Brava qua Camilla. E questo è un passaggio molto impegnativo, qua il tallone serve perché una volta che svincoli quella punta sbandieri veramente tantissimo. È stata brava qui sì a tallonare un po' come ha fatto Franci e anche Giulia, con ancora l'aggancio, mentre nel primo giro probabilmente sentiva bene le prese, ha sbandierato, portato sul tallone senza lasciando l'aggancio del piede destro, e qua si vede che invece ha capito che era probabilmente meglio giocarsela un po' meglio per riuscire ad avere un po' più energie per prendersi il top. Ed eccola la classifica con Camilla Moroni e Giulia Medici appaiate a 3 top, poi Giorgia Tesio e Irina Daziano con 2 top e poi Francesca Matuella e Federica Papetti con un top, mentre in campo maschile abbiamo al primo posto ancora Misha Piccorruaz
Philip Schenk, Pietro Vidi, Pietro Biagini, Nicolò Sartirani, Nicolò Sacripanti. Tranne Nicolò Sacripanti, tutti gli altri possono veramente ambire a rivoluzionare la loro gara in quest'ultimo blocco numero 4. Quindi sarà un bello spettacolo in questo ultimo blocco, perché tutto è da giocare, soprattutto per i maschi. Guarda come parte sempre rapidissima Irina D'Aziano. 10 secondi, è già staccato il corpo al materasso. Un primo movimento qua molto fisico anche sull'F4, anche coordinativo, perché devono andare a valorizzare subito la presa rovescia rossa. M4, un altro bel blocco impegnativo con le dita. Ah no, presa rovescia, questo cos'è? Una sorta di doppio lì probabilmente? Probabilmente sì, probabilmente sembra che vogliono farli andare su sulla prima presa rossa. Di sinistra, esatto, e poi alla zona. Di spalla a fermarsi alla zona, sembra sì. Sì, il blocco 4, un altro bel blocco duro, sembra un bel bestione da affrontare. Fatica a reclutare un po' la forza in quel braccio destro, in quella mano destra, Nicolò. Probabilmente anche un po' ovviamente provato dai turni di gara precedenti e dall'affrontare anche comunque questi blocchi di finale che hanno richiesto tanto di energia e di massimale. Irina si prende un bel recupero qui, anche perché ormai siamo a fine gara, saranno immagino abbastanza approvati gli atleti. Ultimo atto qui a Forlì alla Vertical Climbing Community per il campionato italiano Boulder 2023. Dopo il campionato italiano Lead di Milano si assegnano qua oggi i titoli assoluti di questa, le tre discipline dell'arrampicata sportiva. Sacripanti sembra ormai aver messo i remi in barca, mentre Irina, eccola, qui probabilmente adesso forse ha capito la sequenza corretta, vediamo se impostato bene il movimento, però sì, sembra non avere più quella brillantezza necessaria. Alerina, vediamo un po' qua. Aleri, bassa sulla mano destra. Esatto, arriva troppo bassa la spalla sotto la mano destra, probabilmente lì cosa manca? Un po' di trazione con la sinistra. Sì, probabilmente un po' di combinazione di spinte, di trazione, probabilmente anche col braccio, con la gamba destra, non appena sgancia il piede sinistro, manca un attimo di spinta. Vediamo qui se, ecco, alza un po' il piede, infatti sembra cercare di guadagnare qualche centimetro in più, ma ritorna un po' a quello che era diciamo la sua idea iniziale di andare diretta. Adesso va a due mani addirittura, prova ancora un altro metodo diverso. Alieri, niente da fare, troppo poco il tempo. E adesso quindi Irina D'Aziano e Nicolò Sacripanti non devono più entrare in area di isolamento, perché la gara per loro è finita e possono rimanere lì a godersi la salita dei propri amici e anche avversari, in questo caso Francesca Matuella e Pietro Vidi. Vediamo Franci qui, che è importante, sarebbe importante il top qui per riuscire a almeno guadagnare una posizione. Sarà dura sicuramente, perché dopo il movimento coordinativo non penso che sia finito, così come ci hanno dimostrato tutti i blocchi fino in questo momento.
tranne veramente pochissimi. Per un attimo ha deciso di cambiare l'aggancio, provando forse a voler spingere sullo start, ma poi lì Francesca deve far partire il movimento una volta sganciato l'aggancio di punta sinistro. Subito fa la sequenza giusta di mani, probabilmente era un po' poca la spinta, la trazione per essere alta, era veramente bassa con le spalle, però vediamo. Pietro intanto litiga col primo movimento, adesso addirittura va di aggancio di tallone per arrivarci un pochino più fermo e funziona. C'è da dire che questo volume subito dopo lo start nero è veramente poco, una prensione poco netta per far partire una trazione verso la prima presa rossa, e quindi arrivano sempre un po' in affanno le atlete, almeno lì fino a questo momento in affanno, sì, come anche Pietro sul blocco numero 4. Sì, si trova forse un pochino stesa e fa fatica a erogare la spinta necessaria per allungarsi così tanto, guarda come, eccola lì, però non è lontanissima, lei comunque non è tra le più cortine, quindi probabilmente riesce a avere quel margine necessario per trovarsi a spingere e quindi guadagnare un po' di altezza. Intanto Pietro tenta la zampata alla zona alle Franci. È un po' meglio ora questo tentativo per Francesca Matuella, che è sembrata riuscire a trazionare un pochino di più anche poi sulla presa rossa con il braccio sinistro per arrivare un po' più alta sulla destra. È rimasta forse troppo a sinistra col corpo. Sembra ancora comunque mancare abbastanza da fare questo tentativo a tenerla, mi sembra comunque ancora abbastanza distante dalla strada. Ingresso violentissimo sul 4 maschile, vediamo un po' come sembra non avere più tante energie qui Francesca Matuella. E Pietro Vidi pure, che dà uno sguardo al cronometro, poco più di un minuto rimasto nella loro gara. Ale Peter lì aggancio di tallone, questa è una cosa piuttosto furba che gli permette di arrivare un pochino più lento sul primo movimento. Franci intanto fa un bel tentativo, ma comunque quel double clutch sulla zona, verso la zona, comunque sembra bello cattivo, anche perché per stoppare la rotazione con la mano destra, appunto quella bitata gialla sul volume che dicevi tu prima, non sembra affatto generoso. Ma il nostro è uno sport duro. Esatto, e lo sta dimostrando questa finale maschile che sicuramente ha messo in grande difficoltà gli atleti. Pietro ora esplode via dalla parete, probabilmente darà l'addio alla sua gara dopo questo tentativo, e Francesca anche si deve arrendere. Niente zona per entrambi sul blocco numero 4. Blocchi che segnano un po' un innalzamento dell'asticella in questa finale. Vediamo adesso i prossimi atleti cosa riusciranno a fare. Sono curioso di vedere Philip Schenk su questo blocco numero 4, mentre Federica Pavetti dovrà dare veramente fondo a tutte le sue energie in un primo buon tentativo, secondo me. Sì, anche lei magari ha qualche centimetro in più, gli permette forse di avere un po' di spinta in più verso, però sì, comunque anche in difficoltà anche lei, non addirittura prova anche lei come Irina a lanciare direttamente al secondo volume rosso. Qua Philip subito prende la presa prima, dopo la partenza si incastra, entra dentro la spalla, vuole accoppiare secondo me Philip lì, ci ha pensato sicuramente, però poi ha visto che non c'era sufficiente margine, deve andare dinamico anche lui
Molto bello come ha impostato il movimento Philipp Schenk, eh? Sì, sì, non l'ha impostato male, ancora un po' basso con le spalle, tanto verso sinistra. Probabilmente deve salire alto con le spalle tra le due prese, diciamo, tra quella di zona e quella montata sul volume nero, in modo tale da riuscire a trovarsi col corpo a metà tra le due prese, alto con le spalle, in modo tale da fermare quelle due prese che alla fine sono rovesce, quindi con le spalle basse è poca la chance di poterle fermare, mentre se si riuscisse a alzare un pelo di più dritto tra in mezzo alle due, probabilmente potrebbe essere la cosa migliore. Facile a dirsi. Lì. Ancora prova ad andare direttamente alla zona Federica Papetti, lontana dal poterla conquistare, mi sembra, fino a questo momento. Vediamo Filippo invece se andrà un po' più vicino a tenere la zona in questo tentativo numero 2. Adesso senza provare l'accoppio, forse andrà un po' più spedito. Mancato la presa di destro. Ha buttato la manata sul volume, sulla parte inferiore del volume, ha mancato proprio l'avvitata. Qua ancora Fede non ha ancora provato a fare qualcosa di diverso, prova a allungarsi verso la seconda presa rossa, ma essendo piuttosto bassa con le spalle ne è abbastanza lontana. Dai Fede, ecco qua che prova un doppio, non di facile esecuzione comunque, quindi riparte sul suo tentativo, un minuto. Prima Marco mi è sembrato mancare un po' la spinta del piede destro a Filippo nell'impostare il movimento, perché esatto, lo tiene lì basso, però tenendolo così basso non lo so, mi sembra che poi manchi qualcosa per riuscire ad andare in diagonale bene verso la zona. Non so se va utilizzato anche quello che quella presa avvitata a sinistra della partenza di sinistra viene utilizzata per il palmo del primo volume, viene utilizzata per il palmo per raggiungere la prima lista, ma sul lato sinistro ha anche un'altra vitata che non so se magari gli attrezzatori volevano invitare a fare una posizione, diciamo così, a ranocchia per riuscire poi a spingere con entrambe le gambe, però difficile da dirsi da qua perché non capisco bene l'angolazione dell'appoggio, comunque del volume. E non va, altro tentativo a vuoto per Philipp Schenk, a questo punto non ha più tempo e torna a sedersi sul materasso, come anche purtroppo Federica Papetti, blocco numero 4, inavvicinabile fino a questo momento per i nostri atleti in gara. Ora si gioca, diciamo, ci si gioca il podio, nel senso che le tre sul podio, nelle femminile, sappiamo già i nomi, dobbiamo capire l'ordine. Per ora Camilla, Giulia, Giorgia, e vediamo sull'ultimo blocco come sarà poi la classifica definitiva. Giorgia, che per come l'abbiamo vista sul blocco numero 3, potrebbe avere qualche difficoltà se... su questo blocco numero 4, anche lei un po' corta, però sembra aver impostato meglio il movimento. Misha invece qualche difficoltà nel suo primo tentativo, si va a pulire bene quell'appoggio nascosto di cui parlavi tu prima, Marco, che vedremo come andrà utilizzato. I maschietti in realtà ancora un po' aperta la gara con Pietro e Nico e Nick Sartirana, che possono ancora insediare il podio se facessero questo blocco. Sì, c'è quella presa, ma sì, è molto verticale, anzi. Sì, no, non sembra essere... Non sembra essere utile a una spinta di piedi. Giorgia
Giorgia qui invece nel suo tentativo piuttosto alta, sembra poter arrivare nella parte diciamo buona del secondo volume rosso. Sono curioso di vedere una volta raggiunta la parte buona quanto sarà lo swing che prenderanno per appunto una volta raggiunta questa presa, perché comunque sembra un bel salto, sembra un bel una bella spinta, quindi eccola lì, infatti va in forte rotazione. Sì, in forte rotazione, lì devi veramente chiudere probabilmente le braccia per rimanere col busto più alto possibile. Esatto. Per interrompere la sbandierata. Infatti quello che tendevo non è il discorso appunto di non che non sta solo nel raggiungere la parte buona, ma addirittura arrivarci con un'angolazione delle braccia tale da riuscire, come dici tu, ad avere un vantaggio tale da poi potersi permettere di fermare quella sbandiera. Sì, perché sennò rischi di andare orizzontale al materasso, traversarti e poi non riuscire più a tenere il corpo agganciato. Vediamo ora questo tentativo, Giorgia. Ale, dai tutta. Cosa dai si inventa? Ale. Vediamo Misha Piccoruaz sulla sinistra, blocco 4. Ale, Misha, faccio vedere sto top. Ale. Sembra anche lui non riuscire lì, non riuscire a impostare bene il movimento. Alejo, eccola, ha raggiunto la parte buona, ma come dicevamo prima, il braccio completamente steso risulta, con il braccio tutto steso risulta piuttosto difficoltoso fermare quella sbandiera. Manca ancora qualche centimetro di spinta, bisogna capire dove andare a rosicchiare quei centimetri, se dalla spinta di gamba, se la trazione, e questo è un po' quello che adesso Giorgia dovrà capire e dovrà correggere per riuscire a passare via. Brava a riuscire, ancora vicina. Brava, sì, a riuscire a portare il piede destro, se non avete notato, un pochino più sulla parte sinistra dell'appoggio di partenza, che gli permette di avere un... Vediamo qua se lo rimette come prima, no? Esatto, sì, lo riavvicina un po'. Un pelo di spinta in più. Peccato ancora nulla di fatto su questi ultimi blocchi piuttosto pretenziosi. Lo rivediamo da qui. Sembrano così vicine, e invece. Qua ha fatto un bel giro, sì. Peccato, qua ha fatto un bel tentativo. Quasi andata, era giusto come altezza, ma andata forse un po' troppo esterna con la mano. Doveva andare un pochino più profonda a cercare, diciamo, tutta la pressione sul volume. Jan Peter qui. Cosa ci riuscirà a dimostrare? Ale Peter. Ed ecco Giulia Medici anche. Vediamo come andrà a spingere. Ale Peter. Non male il primo tentativo, prende le misure. Pietro anche abbastanza buono questo primo giro, ma questi due blocchi sembrano veramente a questo punto di difficile gestione. Sembra molto movimenti interessanti con un'intensità molto elevata, che sicuramente, oltre al fatto di richiedere molto, comunque anche un discorso di stanchezza dei ragazzi, probabilmente incide. Vediamo adesso sì. Peter di nuovo sulla partenza. Ale duro. Ale Peter. Ale duro. Ale, dai. Ah, peccato. Peccato Pietro Biaggini. Intanto un po' più vicina anche Giulia a risolvere questo movimento. Chiede la punizione del blocco. Vediamo, si giocano la prima posizione Cami e Giulia su questo top. Sì, ha bisogno per forza almeno della zona Giulia per avere qualche chance in
in questo momento di andare davanti a Camilla. Se no i giochi rimangono tempo fermi. È passato. Ale, dai Giuli, bella spinta, Ale. Qua manca un centimetro, mancano centimetri di spinta. Intanto Pietro è ripartito, vediamo se qua troverà un approccio diverso. Qui cerca l'utilizzo del piede destro per cercare altezza e non è lontanissimo. Forse questo è il tentativo un po' migliore che abbiamo visto considerando anche gli atleti precedenti. Non era messo male sulla mano destra, probabilmente l'aveva quasi presa, diciamo, nella posizione giusta. Un'altra cosa però è fermare la sbandiera, diciamo, verso l'esterno. E qui adesso si fa dura per Giulia, che sembra lontana dal conquistare la zona che è fondamentale. In caso non riesca ad ottenerla, consegnerebbe la vittoria matematicamente nelle mani di Camilla Moroni, che a quel punto si riconfermerebbe ancora una volta campionessa italiana boulder. Ma ancora un minuto, Giulia, per afferrare questa zona. Ma non va neanche qui, purtroppo, e si fa dura ora Marco. Ale Giuli, niente da fare. Ultimi secondi, dove è veramente difficile su blocchi di questo tipo riuscire a puntarla proprio in questo momento, soprattutto rispetto a quelli che sono stati i tentativi precedenti. O almeno dovrebbero riuscire a passare sopra, essere non così duri da farli passare via rapidamente. Sì, diciamo che ammazza un po' questo blocco numero 4 lo spettacolo di questa finale, che a questo punto vede Camilla Moroni vincere senza ancora aver disputato il blocco 4, ma per un tentativo, pensa, in meno sulle zone vince il campione italiano boulder 2023. Sì, peccato forse un pochino per quest'ultimo blocco delle ragazze, per quello che riguarda appunto la classifica, che fino a quel momento, in questo momento, era bellissima. Sì. Forse hanno voluto, ovviamente, sicuramente hanno voluto provare a dare qualcosa che potesse. Però non è ancora finita. Guarda, bellissima. Guarda cosa ha fatto. Esattamente. Bravi ragazzi, calciatori, che qua hanno veramente tirato fuori bel ultimo blocco che ha dato giustizia, diciamo, allo stato di forma di Camilla. Sì, e qua Camilla Moroni si va a conquistare meritatamente il titolo che già le apparteneva dal blocco numero 3 di campionessa italiana boulder 2023. Ha dominato sul blocco numero 4, dove le avversarie non si sono veramente neanche mosse. Bravissima Camilla Moroni. Brava, bello, molto bello, bravi. Ci vorrebbe intanto qualcosa qua, anche qua, dai. Nicolò, se riuscisse a portarsi a casa il top, vincerebbe il campionato italiano. A Alenico. 2 minuti e poco più per riuscirci. Mentre vediamo qui il replay di Camilla Moroni. Bravissima, subito molto alta, sfrutta tantissimo quella mano sinistra nel salto, che gli permette di alzarsi ancora un po' e raggiungere la parte buona della zona, che poi appunto con cui poi riesce a tenere la sbandiera e poi facilmente poi e velocemente raggiunge il top. Una bella spinta, una bella esplosione da quella posizione di partenza e un buon utilizzo appunto del volume di sinistra. Vediamo Nick qui se riesce a impostarlo, dai, Ale, vai. Non è lontano, no? E qui potrebbe veramente sarebbe la ciliegina sulla torta, dai. Sì. Potrebbe veramente far esplodere il pubblico qui
a Forlì che si è addensato in questa gara. È tutto veramente nelle mani di Nicolò Sartirana, che senza zona, no, ormai diciamo senza top, sarebbe relegato al quinto posto, e con un top invece potrebbe balzerebbe al primo, completamente cambiare la sua sorte. Sì, sì, manca un minuto, ma forse poteva riposare qualcosina in più Nicolò Sartirana. Nico, dai dentro. No, secondo me qua voleva provare l'accoppio, sai? Speriamo di no, perché insomma non avrebbe senso non probabilmente in questo momento cambiare una metode a 50 secondi quando ha comunque fatto un giro convincente che potesse appunto far sperare almeno nella zona. Alenik. Dai Nicolò. Ali. Questo peccato. Ancora meglio. Ci è andato veramente vicino Nicolò. E adesso chissà se in questi 15 secondi. Il giro della vita, ma è sempre duro fare questo. Riesce a raggiungere, ma esplode fuori. Non ne ha più. E quindi Miguel Piccorruaz torna ad essere campione italiano Boulder 2023 insieme a Camilla Moroni dopo una gara veramente combattuta e con un top e due zone. Miguel Piccorruaz, rivediamo insieme le classifiche, Andrea. Bellissima la classifica delle donne, 4-3-2. Perfetta, direi. Camilla Moroni vince facendo 4 su 4, Giulia Medici purtroppo cede all'ultimo e si laurea vice campionessa. Al terzo posto Giorgia Tesio, poi Rina Daziano, Francesca Mantuella e Federica Papetti. Mentre in campo maschile l'unico a conquistarsi tre zone, un top quindi e tre zone, è Micha Piccorruaz, che torna a questo punto a laurearsi campione italiano Boulder 2023 davanti a Philip Schenk, il campione in carica, che cede lo scettro al collega al tuatesino dei Fiamme Oro. Vidi Pietro terzo, Biagini quarto, Sartina Nicolò quinto e Sacripanti Nicolò sesto. Bellissimo. E adesso aspettiamo a questo punto la cerimonia di premiazioni e intanto Marco io ti libero, ti saluto e soprattutto ti ringrazio per aver sostituito Jean-Pierre Bovo, che in questo momento è in aeroporto a rientro da Žilina per la Coppa Europa, e ci vediamo, penso, spero presto. Grazie a te Marco, e un saluto a tutti, un saluto e alla prossima. Un abbraccio e io rimango qui con in regia Andrea Mascarino, che ringrazio insieme a Davide Terenzi, Oscar, Manu e a tutti coloro che hanno dato vita a questa bellissima diretta. E mentre aspettiamo la cerimonia di premiazione, probabilmente Simone Raina andrà ad intercettare le voci dei due protagonisti per una brevissima dichiarazione subito prima della cerimonia di premiazione. Mentre aspettiamo gli atleti e mentre soprattutto sistemano il backdrop, magari ci gustiamo qualche highlights. Ed eccoli qui gli highlights con i top degli atleti che hanno dato vita allo spettacolo di questa gran finale qui alla Vertical di Forlì per i campioni italiani Boulder 2023 della disciplina più, diciamo, libera dell'arrampicata, senza corde, imbracature, solo i materassi. L'appuntamento è per il prossimo weekend con la Coppa Italia Lead e Speed
l'ultima prova sarà della Coppa Italia Speed, che vedrà assegnati i trofei ai vincitori della velocità. Lotta aperta tra Matteo Zurloni e Ludovico Fossali, Beatrice Colli e Giulia Randi alla Level 24 della società OnSite di Casalecchio di Reno, sempre qua in Emilia Romagna. Mentre poi gli occhi saranno tutti puntati nella prima metà d'agosto sulla Svizzera, dove a Berna i nostri azzurri andranno a caccia di una qualifica olimpica veramente difficile durante un mondiale che vedrà impegnate tutte e tre le discipline, singole, boulder, lead e speed, e poi la combinata di boulder e lead, e anche ovviamente la nazionale paraclimbing impegnata nel campionato mondiale. Mentre ci gustiamo gli highlights, Simone Raina starà andando a recuperare i due atleti vincitori per qualche dichiarazione subito prima della cerimonia di premiazione. E qua Philippe Schenk non è riuscito a conquistare un top che avrebbe veramente significato molto per salvaguardare il suo titolo di campione italiano. Ottima la organizzazione qui da parte del direttore di gara Marco Casadei, della Vertical Forlì, di tutto lo staff, di giudici federali, tracciatori e volontari, la direzione eventi capitanata da Arianna Trenta e tutto lo staff della Federazione Arrampicata, che hanno dato vita a questa lunghissima stagione ricca di appuntamenti che ancora non è finita. A settembre ci saranno ancora gare. Ed ecco, ai nostri microfoni adesso ci saranno le dichiarazioni di Camilla Moroni, la vincitrice del campionato italiano Boulder 2023. E allora eccoci con la classica fase delle interviste post gara, e siamo qui con Camillina Moroni, che si riconferma campionessa italiana di specialità. Cami, una gara pazzesca. Ascolto il tuo parere. Dal mio punto di vista, dal punto di vista di uno sportivo appassionato, è stata una gara, soprattutto nelle fasi di semifinale e di finale, che ha offerto una tracciatura impegnativa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, e tu ti sei portata a casa una vittoria meravigliosa dominando quella che è stata l'offerta dal punto di vista fisico e tecnico da parte dei tracciatori. Sì, diciamo che questa gara è stata abbastanza intensa anche dal turno di qualifica rispetto al solito. E la finale è anche stata impegnativa, perché non pensavo addirittura che Giulia avesse fatto meno tentativi di me sui primi tre, quindi sapevo che per vincere avrei dovuto fare l'ultimo o comunque prendere la zona, e quindi ho stretto i denti e ce l'ho messa tutta. Ma più che parlare della gara, una cosa un po' più personale, per te che sei un'atleta ormai affermata di altissimo livello, l'abbiamo già detto, vice campionessa mondiale nel 2021, nei primi 10 in Coppa del Mondo diverse volte, oggi Giulia ha fatto una gara pazzesca come tutte le altre, però sicuramente oggi è stata quella più vicina a te. Ti domando, come atleta e come persona, che vale per oggi però vale anche per la Coppa del Mondo, tu hai molta coscienza della tua preparazione fisica e del tuo background tecnico, però c'è sempre una parte emotiva, perché quando si vedono gli altri che vanno, che possa essere una gara nazionale o internazionale, c'è sempre una pressione emotiva. La nostra Camilla, come vivi questa parte? Come affronti questa parte qui? Beh, diciamo che competere appunto con Giulia e Giorgia e condividere il podio insieme a loro sicuramente diciamo che mi motiva. Infatti sapere che comunque Giulia era lì con me ovviamente mi ha motivato molto di più a chiudere l'ultimo blocco, quindi diciamo che me la vivo abbastanza bene, e sono anche soprattutto felice
che Giulia sia arrivata seconda, perché l'ho vista veramente in forma, soprattutto anche nel turno di semi e di qualifica. Adesso il prossimo appuntamento è Bern, che c'è tra dal 1 al 12 di agosto, se non sbaglio, insomma le prossime due settimane. Non ti dico niente, raccontami tu con che occhi e con che cuore vai verso la Svizzera. Allora, cerco di non essere travolta da troppo entusiasmo per questa vittoria, perché in realtà non era il mio obiettivo principale, preferisco rimanere concentrata, perché la mia gara obiettivo è dell'anno, appunto, sono i mondiali di Berna, quindi devo cercare di arrivarci al meglio della mia forma mentale e fisica. Ok, allora non possiamo che ovviamente farti un in bocca al lupo meraviglioso per Berna, ma farti anche i complimenti per la gara pazzesca che hai fatto qui oggi a Forlì. Complimenti ancora e ben rinnovata campionessa italiana. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Applausi. A questo punto. E quindi belle le parole di Camilla Moroni, che vola giustamente bassa, perché Berna sarà un appuntamento sicuramente ostico, perché il livello è altissimo e la posta in palio ancor più alta. Adesso abbiamo qui ai microfoni l'altro protagonista, Misha Pikoruats. Qui con un mio carissimo amico, una persona che stimo enormemente dal punto di vista sportivo e professionale, ma che dal punto di vista personale, alla quale voglio un gran bene dal punto di vista umano. Misha, che bello ritrovarci qui, se non erro è il tuo terzo campionato, quarto campionato, vedi che sbagliano tutti, cioè comunque comincio a essere anziano, la memoria comincia a ingannarmi un po', quarta volta al campionato italiano. È stato un panorama degli ultimi anni veramente contrastato, mille esperienze, mille cose bellissime. Oggi ho visto Misha rinato, eri strepitoso in tutta quella che è stata la tua gara. Grazie Simo. Sì, io non me la sento così, non ero proprio strepitoso, penso nella gara i blocchi erano talmente duri che alla fine non ho fatto molto, sono stato un po' furbo sulla placca e lì invece c'è quell'esperienza in più che ho magari ragazzi giovani che hanno fatto un po' meno gare di me. Io infatti il primo campionato l'ho vinto 10 anni fa, 2013, quindi 2013 e 17-19, e niente, mi ha aiutato magari a capire la placca un po' meglio, mi è entrato alla zona e è quella che mi ha portato alla vittoria. Ovviamente sono contentissimo. Però spero di potermela giocare nelle prossime gare, magari anche con un po' più di top. Quello senza dubbio, però allora, visto che ne stiamo parlando, ti faccio una domanda che assolutamente non vuole essere una critica, ma vuole essere una condivisione con te di un parere d'esperienza. Il campionato italiano è comunque la massima competizione nazionale dove si assegna il titolo più importante. Secondo me abbiamo visto una tracciatura oggi di altissimo livello dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, completa dal punto di vista delle proposte motorie che sono state fatte agli atleti. Ovviamente qualcuno un po' più giovane ha dovuto pagare un po' il prezzo dell'inesperienza e tu, come giustamente con umiltà hai detto, sei riuscito a portarti a casa un titolo con più esperienza. Però secondo te, a parere personale, però anche da grandissimo atleta, da atleta che è stato alle Olimpiadi e che ha rappresentato l'Italia in un modo come nessuno potrà fare mai, perché sei stato uno dei primissimi atleti che è stato alle Olimpiadi, la direzione secondo te dovrebbe essere, è corretta questa, di proporre una proposta così complicata agli atleti? Beh, io in generale sono molto contento di vedere la difficoltà dei blocchi così anche sulle gare nazionali, perché le gare nazionali secondo me devono essere anche una preparazione per le gare di Coppa del Mondo a livello internazionale. Quindi in finale forse erano un pochino troppo duri, perché qualcuno magari era quasi impossibile. In semifinale invece mi sono divertito un sacco, erano duri, durissimi anche lì, però il livello era perfetto secondo me, perché solo scalando su blocchi duri riusciamo anche a prepararci per quello che poi ci aspetta a livello internazionale in Coppa del Mondo e mondiali. E allora parliamo di livello internazionale, di nazionale, prossimi impegni per il nostro Misha? I prossimi impegni vedremo, purtroppo non sono stato selezionato per il mondiale a Berna, quindi avrò degli altri obiettivi adesso, però sicuramente
dopo magari raccogliere un po' di pensieri, cosa vorrò fare nel futuro, partirò motivato per magari la prossima stagione, quello che c'è ancora da fare. E allora ringraziamo il nostro Michel Piccolo Ruaz, salutiamo tutti quanti e ci vediamo tra 2 minuti con le premiazioni. Grazie mille. Grazie mille, ciao a tutti. Applauso. È un po' di nostalgia e di peccato c'è nel sentire le parole di Misha e della sua non partecipazione a Berna, che però è giustamente stata messa in discussione dai risultati della stagione e dal fatto che molti giovani si sono fatti strada a livello internazionale e i posti sono limitati. Ha comunque sfruttato la sua esperienza per vincersi questo quarto campionato italiano, mentre è quasi tutto pronto a Forlì per le premiazioni, che a questo punto possono decretare i veri vincitori della manifestazione. A tra pochissimo, quindi, qui per la cerimonia di premiazione. Intanto qualche highlights dei blocchi più duri di questa finale, quelli di cui parlava Misha, forse quasi impossibili da salire se non per Camilla Moroni il blocco femminile, ma questo M4 è rimasto inviolato, nessuna zona neanche per gli atleti. Quasi tutto pronto ora per la cerimonia di premiazione a Forlì, mentre gustiamo le ultime immagini di Giorgio Tesio sul blocco numero 4. E di Misha Piccolo-Ruaz.
Procediamo quindi con la cerimonia di premiazioni. Torniamo a dare la parola a Simone Raina. Allora, benvenuti alla cerimonia di premiazione di questo campionato italiano Boulder 2023. È stata una gara meravigliosamente bella, dove hanno lottato fino all'ultimo blocco, fino all'ultimo tentativo. E andiamo quindi a vedere qual è stato il podio e a celebrare i nostri vincitori. Ladies and gentlemen, facciamo un applauso a quello che è il podio e il medagliere femminile. Terza posizione e medaglia di bronzo a questo campionato italiano Boulder 2023. Signore e signori, per il centro sportivo dell'esercito, Giorgia Tesio. Premia Davide Manzoni, consigliere federale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Seconda posizione e medaglia d'argento in questo campionato italiano Boulder 2023. Signore e signori, vice campionessa italiana di disciplina per la Sport Promotion, Giulia Medici. Premia Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Consiglio Comunale. Applauso. And so now here we are back, e ci siamo quindi. Prima posizione, medaglia d'oro e vincitrice del campionato italiano Boulder 2023 qui al Vertical di Forlì. Si rinnova campionessa italiana assoluta per le Fiamme Oro di Moena, Camilla Moroni. Premia Milva Rossi, vicepresidente dell'Emilia Romagna. Applauso sulle medaglie, fuori i sorrisi, sui trofei, facciamo le due foto. Applauso più forte per celebrare questo podio del campionato assoluto di disciplina. Tutte insieme sul gradino più alto del podio per una foto di rito. Grazie ragazze. Andiamo quindi con i ragazzi, vediamo se sono ordinati e bravi come le ragazze. Ne vedo due, me ne manca uno lì dietro. Miscia, manca l'ultimo. Aspetta. Ah no, ci sono tutti. Ladies and gentlemen, facciamo un bel applauso e diamo il benvenuto al medagliere di questo campionato italiano Boulder 2023 maschile. Al terzo posto, medaglia di bronzo e terzo classificato per questo campionato italiano Boulder 2023, ladies and gentlemen, per l'arco climbing, Pietro Vidi. Premia Marco Casardei Turloni Monti, direttore di gara e responsabile dell'organizzazione di tutta la meraviglia alla quale stiamo assistendo. Applauso. Secondo classificato
e medaglia d'argento al campionato italiano boulder 2023, ladies and gentlemen, per le Fiamme Oro, Filip Schenk. Premia Davide Battistella, presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Applauso. And so now here we are, ladies and gentlemen. Primo classificato e vincitore del campionato italiano boulder 2023, che si va a riportare a casa il titolo di campione assoluto di disciplina. Ladies and gentlemen, per le Fiamme Oro di Moena, Misha Piccolo-Ruaz. Premia Andrea Costantini, consigliere comunale. Applauso. Sui trofei e fuori sorrisi. Tutti insieme sul gradino più alto del podio per fare più foto e più sorrisi. Allora, ovviamente io ringrazio gli atleti, ringrazio tutte le persone che sono qui in questo momento. Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale, il vicepresidente dell'Emilia Romagna, ringrazio tutte le autorità che stanno in questo momento presenziando a questa nostra manifestazione. E ovviamente dal punto di vista della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana ringrazio Davide Battistella, che negli ultimi anni è stata la persona che ha creato il cambiamento che ha portato poi a tutto quello che stiamo osservando fino ad oggi. Ovviamente ringrazio tutta la struttura del Vertical di Forlì, ringrazio il pubblico, ringrazio i giudici e voglio un ringraziamento grandissimo per la ragazza che... per la persona che nessuno di voi vede, ma che sta in piedi tutto il giorno dietro alle console e rende possibile la realizzazione di tutto questo. Io voglio un meraviglioso, enorme, bellissimo applauso per l'unico, l'inimitabile The Cap DJ aka Andrea Ciscato alle console. E senza di lui la mia voce sarebbe nuda e senza significato. Molto bene, a questo punto credo che chiedo conferma al presidente di gara, però dovremmo avere terminato Marco Casedei, Turroni Monti, abbiamo terminato le fasi di premiazione, quindi possiamo ringraziare tutto il pubblico a casa, abbiamo ringraziato il DJ, abbiamo ringraziato tutta la struttura del Vertical Forlì e ovviamente ringraziamo anche Manu, Andre e tutte le persone dello streaming che hanno reso possibile a tutti voi che siete a casa di vivere con noi questo momento. Grazie di cuore a tutti voi e ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo in chiusura quindi qui da Forlì, vi ringraziamo per aver assistito al campionato italiano boulder e ci vediamo il prossimo weekend sul canale YouTube della Federazione Arrampicata per la Coppa Italia Speed e lì da Casalecchio di Reno. Grazie mille, un saluto da Marco Iacono.